Grazie per avermi invitato. Allora, cominciamo subito. Dunque, ci sono persone che non sanno nulla di quello che dico, perché ieri sera a Montegrotto Terme ce n'era per fortuna un sacco. A parte le battute. No, nessuno, tutti sapete? Vabbè, ok. Ah, non sai niente? Ah, però c'è il marito che rompe. Ho capito. Ha tutta la mia comprensione. Allora, va bene. Peccato che Giuliano non ci abbia potuto raccontare della descrizione di quella visione del corteo celeste che Dante ha visto e ha descritto, e a un certo punto però descrive soltanto in parte perché dice, ma il resto è quello che trovate nel libro di Ezechiele, perché quindi è già scritto lì, quindi è inutile che lo scriva io, ma dice di aver visto le stesse cose, questo è bellissimo. La descrizione del Veneto io la trovo stupenda, così come quando ho letto il libro appena uscito, insomma, di Giuliano, appunto quella lettera in cui Dante dice al Grande della Scala che la sua commedia è vera nella lettera, ecco, questo per me è fondamentale, perché poi tutto quando, ovviamente sulla Bibbia poi lo parliamo, quando si parla di certi testi ognuno, no, parte liberamente, ah, quando scriveva questo voleva dire che, ecco, in realtà cominciamo a dire che quando scriveva quello voleva dire quello, poi forse voleva dire altro, ma quello lo voleva sicuramente dire. E questo vale un po' per tutti i libri, no? Perché ogni lingua, ogni scritto ha significato nella misura in cui intanto dice le cose che dice. Poi ieri sera a Montegrotto Terme c'è finita la conferenza, che non era pubblica perché era riservata centinaia più di persone, e vabbè, è successa una cosa bella con una signora ebrea, tra l'altro c'è qualcuno che ieri sera era lì e quindi ha sentito anche questa roba qui. Beh, intanto questa signora ebrea ieri sera mi ha messo le mani addosso, sì, nel senso che siccome ho un dolore feroce al collo e lei è una maneggiatrice, alla fine mi ha steso su un lettino e mi ha massaggiato un po', insomma, in modo da provare a facilitarmi l'addormentamento, ma questa è stata la parte finale. Prima eravamo lì una decina di persone alla fine della conferenza e lei dice, ma queste cose qui io le so da quando ero bambina, perché già i miei nonni mi dicevano che noi umanità siamo un miscuglio e che una parte della roba che abbiamo dentro non arriva dalla terra ma arriva da fuori. Nel senso che gli ebrei queste cose qui le sanno da sempre, lo scrivono anche, ma questa signora qui non è la prima che me lo dice, eh? Non è la prima che me lo dice, ma per me, come dire, rappresentano sempre delle conferme interessanti, ovviamente, perché vengono dette così spontaneamente, tra l'altro, no? Cioè mentre si parla così, 10-12 persone in cerchio, dice, ma per me queste cose qui non sono nuove, perché io le so da quando ero bambino. Ed è così, insomma, è così. Anche se in realtà parlarne qui è veramente, qui intendo dire in Occidente, è ancora tabù, no? Nel senso che chi parla di queste cose qui viene giudicato, e questa ve la leggo perché è interessante, un giudizio che ha espresso su di me un docente dell'Università L'Orientale di Napoli in una mail che è stata resa pubblica. E dove lui scrive che Biglino altro non è che un mentecatto, cioè qualcuno che ha perso la ragione. Ok? Allora, a me piace dire questa cosa qui, perché la mail è stata resa pubblica e vabbè, è stata messa in alcuni gruppi, è stata vista da alcune centinaia di persone. Io la sto leggendo nelle conferenze in modo che la sappiano, e ormai l'hanno già vista più di 50.000 persone. Così ho dato una mano ai miei detrattori, ma perché sapere che sono un mentecatto vuol dire essere libero di dire ciò che voglio, perché sapete che ai mentecatti è concesso tutto. E quindi io in qualità di mentecatto parlo liberamente, molto più liberamente di prima, e quindi ringrazio questo professore, di cui nome, cognome, eccetera, e lo ringrazio perché, come dire, mi ha, fra virgolette, sdoganato. Quindi quelli che sentirete sono i ragionamenti di un mentecatto, che facciamo liberamente. Intanto c'è qualcuno che ha una Bibbia? Ok, va bene. Facciamo anche un patto. Se nel corso dell'incontro
io stessi, per darvi delle traduzioni mie, per cortesia fermatemi. Nel senso, mi dite no, noi le traduzioni tue non le vogliamo, ok? Mi fermate. Io cercherò di non darle, ovviamente, perché quello che mi interessa far capire è che la Bibbia la si capisce già così com'è, anche leggendo le Bibbie che abbiamo in casa, dove tutto è scritto con grande e assoluta chiarezza. Il problema è che noi queste Bibbie non le leggiamo. Il problema è che queste Bibbie vengono predicate da chi non conosce la lingua nella quale sono state scritte in origine e vengono predicate sulla base di traduzioni. E il problema è che i codici che abbiamo delle lingue originali non sono quelli scritti in origine. E quindi facciamo il percorso opposto. Noi della Bibbia non sappiamo nulla. Non sappiamo chi l'ha scritta, non sappiamo quando l'ha scritta, non sappiamo come fosse scritta in origine, non sappiamo come fosse letta. Noi abbiamo dei codici che sono copie di copie di copie di copie di copie. E i biblisti israeliani, docenti nelle università giudaiche in Israele, scrivono in assoluta tranquillità che l'unica certezza che abbiamo è che la Bibbia che abbiamo noi oggi non è quella scritta in origine. Perché ogni volta che la riscrivevano la cambiavano, ma la cambiavano anche pesantemente. E quindi noi con la Bibbia facciamo finta che quella che abbiamo sia quella che hanno scritta in origine, ma facciamo finta essendo molto buoni, perché sappiamo che non è così, lo sappiamo già. Ora, il problema non riguarda in sé la Bibbia, perché questo vale per tutti i testi antichi, tutti, che sono sempre stati scritti, riscritti, eccetera. Il problema nasce nel momento in cui da quel libro, da quell'insieme di libri fatti così, si pretende di ricavare delle verità assolute. Ora, io è dal 2010, cioè da quando ho iniziato, diciamo così, questa attività pubblica, senza volerlo, che dico che con la Bibbia io faccio finta, perché ritengo che sia l'unico comportamento intellettualmente onesto. La realtà è che tutti fanno finta, tutti, a partire dai teologi. I teologi fanno finta che la Bibbia parli di Dio. Quindi il metodo che usiamo è assolutamente lo stesso. Gli esegeti, gli interpreti fanno finta che quando la Bibbia dice una cosa in realtà spesso ne volesse dire un'altra. Io invece faccio finta che quando dice una cosa volesse dire quella. La differenza dove sta? È che io lo dichiaro. E non vi dico questa è la verità. Vi dico, io faccio un lavoro da cretino, da idiota, da deficiente. Vi dico, guardate che c'è scritto questo, punto. Fatene quel che volete. Gli altri dicono, la Bibbia quando scrive questo vuol dire quest'altro e questa è la verità. No, questo è il tuo pensiero. Non è la verità, è il tuo pensiero. Io dico la Bibbia scrive questo, punto. Perché io non sono nella testa degli autori biblici. Nessuno è nella testa degli autori biblici per un motivo molto semplice, che non sappiamo chi fossero. Non c'è una riga, una, né dell'Antico né del Nuovo Testamento, ripeto, né del Nuovo Testamento, di cui possiamo dire sappiamo che l'ha scritta quello lì. Cioè togliamoci dalla testa che i Vangeli siano stati scritti da Marco, Matteo, Luca e Giovanni. Non esiste, non esiste. Non si sa chi li ha scritti, non si sa. La tradizione le attribuisce a, ma non c'è nulla di più falso delle tradizioni. Basta mettere assieme codici di età diverse e si vede che neppure la tradizione scritta è rimasta immutata. Pensate quella orale. Perché ci racconta, la tradizione rispettava, no, la tradizione non rispetta nulla. Perché ogni maestro che si sente proprietario della tradizione ci mette qualcosa di suo e ci ha sempre messo qualcosa di suo. Quando la Bibbia è finita in mano ai farisei hanno cambiato delle frasi
per far dire alla Bibbia che c'è la possibilità di vita oltre la morte. Non sono andati avanti più di tanto perché sapevano di non poterlo fare, ma hanno messo delle indicazioni che quando la Bibbia è in mano ai Sadducei, che sono la casta sacerdotale, dopo la morte non c'è nulla. Lo dicono gli Atti degli Apostoli. Dice, i Sadducei non credono che ci siano né l'anima, né gli angeli, né la resurrezione. Ed erano i sommi sacerdoti. Ma questo è chiaro nella Bibbia. È chiaro nella Bibbia. Non c'è l'anima, non ci sono gli angeli, come li intendiamo noi, e non c'è la resurrezione. Il che non vuol dire che non esistano. Vuol dire che quel libro non ne parla. Io su questo voglio sempre essere chiarissimo. Perché noi purtroppo, all'interno del condizionamento che viviamo, ci troviamo a pensare, anche inconsciamente, che o una cosa è scritta nella Bibbia, dunque è vera, o una cosa non è scritta nella Bibbia, dunque non c'è. No, no. La Bibbia può essere una montagna colossale di balle. Ok? Bisogna essere consapevoli di questo. La Bibbia può essere una montagna colossale di balle. Contiene delle cose. Le parti che secondo me hanno la possibilità di essere più vere sono quelle che la Bibbia condivide con scritti di altri popoli. Perché li abbiamo, soprattutto nei racconti delle origini, scritti di popoli diversi che nella sostanza ci raccontano la stessa cosa. Allora quella parte lì ha più probabilità, non certezza, attenzione, più probabilità di essere vera. Per cui, allora uno dice, ma con queste premesse di questo libro cosa dovremmo fare? Beh, certo, dovremmo buttarlo nel cassonetto della raccolta differenziata della carta. Il problema è che noi sappiamo che cosa è stato costruito su quel libro. Il sistema che ci governa, il sistema finanziario attuale, è quello descritto nella Bibbia, applicato alla perfezione. E noi lo subiamo. È applicato alla perfezione. Non avete idea di quanto sia applicato alla perfezione. E noi lo subiamo. Quindi almeno vale la pena di sapere che cosa c'è scritto in quel libro lì. Al di là di quello che ci raccontano. Dicevo prima che appunto, oltre al fatto che non sappiamo nulla, nel senso che abbiamo dei codici scritti, attribuiti a certi secoli, sappiamo di certo che quei codici scritti sono copie di copie di copie, sappiamo di certo che ogni volta che li copiavano, perché quando abbiamo la possibilità di fare i raffronti ci accorgiamo pure delle variazioni che facevano. E poi dicevo che chi ce la predica, nel 90% dei casi, non conosce la lingua nella quale quel libro è stato scritto. E quindi ce la predica sulla base di traduzioni. E qui c'è una cosa interessante, che quando io ho iniziato appunto a raccontare dal 2010 ciò che mi pareva di leggere in quel libro, il primo attacco è stato, certo, tu parli, scrivi, sulla base di traduzioni e sai che le traduzioni inevitabilmente sono sempre dei tradimenti. Benissimo, facendo il traduttore ne sono perfettamente consapevole. Il problema è che quella regola lì, cari signori gli altri, non voi, non dovete soltanto applicarla a me, quella regola lì è valida anche per voi. Cioè, voi che predicate sulla base di traduzioni, predicate sulla base di tradimenti. Non vale soltanto per me, vale anche per voi. Vale per tutti. Io l'accetto, a patto che sia applicata in modo reciproco. Perché altrimenti non ci stiamo. Perché le traduzioni, quelle ufficiali, sono cambiate continuamente nei secoli, stanno cambiando perché sta avvenendo sotto i nostri occhi. E poi sto dicendo anche, sto portando esempi di termini che cambieranno nelle traduzioni, quindi si vedrà che quei termini lì saranno cambiati. E quindi quelli che adesso predicano sulla base di questi termini cambieranno la predicazione, così come sono costretti a cambiarla in questo momento, adesso poi lo vediamo. Terzo punto fondamentale è che 1.500.000.000, quello che volete, di cristiani nel mondo, anche qui a voler essere buoni, 1.400.000.000 crede assolutamente vero quel libro che non ha mai letto. Lo crede vero sulla base delle predicazioni che vengono fatte da chi non conosce la lingua nella quale è stato scritto.
stiamo parlando del cristianesimo. Questo è una setta. Quindi quello che pensate di quella setta lì, pensatelo del cristianesimo, perché è esattamente la stessa cosa. Non c'è differenza. Non c'è. Se domani finisce la nostra civiltà e tra 2000 anni vengono a scavare qui e studieranno il cristianesimo, sapete che cosa diranno del cristianesimo? Che era una religione idolatra, senza ombra di dubbio. Una religione di idolatri. Perché troveranno migliaia di statue di uno inchiodato su una croce. Quando faranno le ricerche storiche, vedranno che prove storiche dell'esistenza di quello lì non ce n'è neppure una. Neppure una. Già adesso lo sappiamo che è così. Io sono tra quelli che pensano che quel predicatore giudeo-messianista sia esistito. Ma se mi chiedete le prove, non ve le so dare, perché non ci sono. Quindi tra 2000 anni diranno, credevano a uno di cui... Poi, studiando la storia del cristianesimo, diranno dopo alcuni secoli hanno persino divinizzato sua madre. Quando nei racconti delle origini, cioè i Vangeli, sua madre non contava nulla. Era lui il primo a maltrattarla. Era lui il primo a dirle ma che cacchio vuoi da me? Già adesso lo sappiamo che cosa. Io sono tra quelli che pensano che quel predicatore giudeo-messianista sia esistito. Ma se mi chiedete le prove, non ve le so dare, perché non ci sono. Quindi tra 2000 anni diranno, credevano a uno di cui... Poi, studiando la storia del cristianesimo, diranno, dopo alcuni secoli hanno persino divinizzato sua madre. Quando nei racconti delle origini, cioè i Vangeli, sua madre non contava nulla. Era lui il primo a maltrattarla. Era lui il primo a dirle, ma che cacchio vuoi da me? Al concilio di Efeso l'hanno dovuta divinizzare, l'hanno dovuta far diventare Theotokos, cioè madre di Dio, perché? Perché per sostituirsi alle religioni cosiddette pagane bisognava dare in pasto alla gente una divinità femminile, perché in tutte le religioni cosiddette pagane la divinità femminile c'è, e se questi volevano mantenere i fedeli dovevano dare una divinità femminile e si sono inventata Maria Theotokos. Questo tra 2000 anni. E poi diranno, questi qui si sono pure fatti tutta una serie di divinità intermedie, i santi, ai quali si rivolgevano per avere aiuti, mediazioni, perché non si rivolgevano direttamente al capo, non parlavano quelli lì perché li sentivano più vicini. E si facevano le statuette. Qualcuno mi spiega, ma veramente, veramente, non con le solite favolette, la differenza che c'è tra le statuette di Padre Pio e le statuette dei Lari e dei Penati che i romani si mettevano vicino al letto? Nessuna. Nessuna. Siamo tutti uguali. Non è che i romani erano dei deficienti, che hanno conquistato il mondo, ma erano talmente stupidi che parlavano con delle statuette di pietra senza sapere che dietro non c'era nessuno. Talmente idioti. I Fenici hanno conquistato il Mediterraneo con le armi e con il commercio, ma erano talmente coglioni che parlavano con degli idoli pensando, non sapendo che non c'era nessuno. I Babilonesi, gli Egizi, gli Ittiti, gli Assiri, gli unici intelligenti, il popolo di Israele, la famiglia, non il popolo degli ebrei, la famiglia di Giacobbe, che avevano capito tutto. Ma la famiglia di Giacobbe, attenzione, era un pezzo della famiglia di Abramo, perché l'altro pezzo della famiglia di Abramo parlava con gli stessi idoli degli altri. Il che vuol dire che dentro la famiglia di Abramo c'era Abramo intelligente e due fratelli scemi. E Abramo non ha mai perso neanche 10 minuti a spiegare ai fratelli scemi la differenza tra una statua di pietra e quello con cui lui parlava. Non ha mai perso 10 minuti. Sono andate avanti tutta la vita con Abramo che parlava con uno vero e i due fratelli scemi che parlavano con degli idoli di pietra. Ma è mai credibile una roba del genere? Bisognerebbe dare a loro il premio Nobel perché sono stati bravissimi a farcelo credere. Ma sono stati bravissimi a farcelo credere perché noi non abbiamo mai letto la Bibbia. Perché la Bibbia ce la facciamo spiegare, però leggiamola, ma compreso quando ne parlo io vi chiedo per favore, quando io vi cito qualche passo della Bibbia,
segnatevelo e andate a casa e verificate. Non credete a una parola di quello che vi dico. Vabbè, non perché io intenzionalmente vi voglia ingannare, perché mi metto al confronto continuo. Quindi questo è il discorso. Allora, l'amico Nicola, che ha una pagina, in questi giorni per esempio aveva scritto anche su Facebook, ha riportato due papa. Una, in prima fila, non in prima pagina, Nicola, anziché lì che gira a fare le foto. Una è la detta in Georgia, io la sto nelle conferenze da tempo, in Georgia ha detto lasciamo che i teologi studino le loro cose astratte. Ecco, benissimo, sono assolutamente d'accordo. I teologi devono fare i teologi, occuparsi di teologia. Dunque non si devono occupare di Bibbia, tutto lì. Tutto lì. Sarebbe come se i teologi si occupassero di Iliade e Odissea, sarebbe uguale. Non è loro materia. Due, il Papa dice usiamo la Bibbia come il cellulare, poi intendeva soprattutto il Nuovo Testamento, come il cellulare. Benissimo, sono assolutamente d'accordo, lo sto dicendo da anni. Leggiamo la Bibbia, ma leggiamo per ciò che c'è scritto. Questo è il patto. Perché se la leggiamo con i filtri che ci hanno messo, allora non serve a niente. Leggiamo per ciò che c'è scritto e capiremo ciò che c'è scritto, tutto lì. Parlando di idolatria, ve lo faccio dire da quello che ha fondato il cristianesimo. Chi ha la Bibbia può prendere la prima lettera di Corinzi, capitolo 8. Paolo dice: anche se infatti vi sono delle pretese o cosiddette divinità nel cielo e sulla terra, come di fatto vi sono molti dei e molti signori, ma per noi conta uno solo. Non l'ha scritto un autore ignoto della religione babilonese, l'ha scritto il fondatore del cristianesimo. Vi sono molti dei, ma per noi conta uno solo. Questa è, si chiama tecnicamente monolatria, che vuol dire adorare uno tra tanti dei possibili. Questo non è monoteismo, questa è monolatria. E quando la troveranno diranno, ma cioè, sì, in effetti questi qui erano idolatri, perché guarda, anche il loro fondatore dice che... È chiaro, è qui, non nelle traduzioni mie, è qui. Poi troveranno anche le riviste come queste. Questa qui è una rivista dedicata a Papa Francesco, il mio Papa, sempre grazie a Nicola, in copertina. Quindi troveranno le copertine, le cinque Madonne che Francesco prega sempre. Cioè, secondo questo, no, Francesco no perché è troppo intelligente, ma secondo questo giornalista, Francesco prega cinque Madri di Dio. Cioè quella di Lourdes, quella di quel che volete. Non vi è mai capitato di sentire qualcuno dire ah, io sono devoto alla Madonna di Lourdes, io invece alla Madonna di... Come io invece alla Madonna di... Questo non è monoteismo, questa è monolatria. E quando la troveranno diranno, ma cioè, sì, in effetti questi qui erano idolatri, perché guarda, anche il loro fondatore dice che... è chiaro, è qui, non nelle traduzioni mie, è qui. Poi troveranno anche le riviste come queste. Questa qui è la rivista dedicata a Papa Francesco, il mio Papa. Sempre grazie a Nicola, in copertina, quindi troveranno le copertine, le cinque Madonne che Francesco prega sempre. Secondo questo, no, Francesco no perché è troppo intelligente, ma secondo questo giornalista, Francesco prega cinque Madri di Dio. Cioè quella di Lourdes, quella di quel che volete. Non mi è mai capitato di sentire qualcuno dire ah, io sono devoto alla Madonna di Lourdes, io invece alla Madonna di... Come io invece alla Madonna di... Questa è o non è idolatria pura? Questa è idolatria. È che noi ci sentiamo talmente superiori che diciamo, beh, gli idolatri erano poveretti, quelli là, tutti scemi, noi invece... No, noi invece siamo uguali. Noi invece siamo uguali. Quando Vanna Marchi ci dà quella roba lì, e che differenza c'è tra questa catenina
fatta industrialmente, che se la porti addosso ti fa ottenere delle grazie. Ma che differenza c'è? Me lo spiegate? Non c'è nessuna differenza tra il sale e questa roba qui. Non c'è nessuna differenza. Cioè, bisogna avere il coraggio di dirlo, ma noi abbiamo una colpa in più. E una cosa che per esempio è successo a Loano, è successo a Bologna, è successo in Puglia, ogni tanto, durante le conferenze, almeno lì ci divertiamo anche un po', si alza qualcuno e si mette a urlare. Per esempio a Loano c'era un gruppetto, uno si mette a urlare, urlare, urlare contro di me, eccetera, insomma, cercavo di calmierarlo un pochettino. E lui a un certo punto fa, ah sì, perché io ho studiato teologia. E lui ha detto, sì, invece io ho studiato la Bibbia. Tu hai studiato teologia, invece io studio la Bibbia. Tutto lì. La differenza sta tutta lì. Quindi tu fai teologia. Io parlo della... Oppure, se vuoi parlare della Bibbia, parliamo assieme della Bibbia. Ok? Quindi, la cosa che mi stupisce, in realtà non mi stupisce, perché non leggiamo la Bibbia, e che mai nessuno, nella storia c'è stato ovviamente, sono stati circa 1000 anni fa, però anche quelli sono stati gentilmente calmierati con sgozzati, ma qualcuno che quando vada in San Pietro o in qualche grande cattedrale dove sta officiando un vescovo o un cardinale, lasciamo stare i poveri parroci perché poverini, la maggior parte sono in buona fede, e entra in chiesa con la Bibbia e dice, signori, via tutte queste statue che ci sono qui dentro, via tutti i quadri che ci sono qui dentro, perché il vostro Dio Padre ha detto che queste cose non le farete mai, e quell'ordine non è mai stato revocato. Ogni statua in una chiesa è una bestemmia contro un ordine di quello che loro dicono essere Dio. Quell'ordine non è mai stato revocato. Tant'è che gli ebrei lo rispettano, non si fanno immagini. Noi siamo pieni di immagini, ci mettiamo addirittura le statuine sul comodino, e quelli che ci dovrebbero impedire di farle ricordando la Bibbia ci guadagnano. Questo è un dato di fatto. Via tutte le statue, via tutte le rappresentazioni, via tutto, sono una bestemmia contro Dio. Ogni chiesa è una bestemmia contro Dio. Chiarissima, inequivocabile. Questa è idolatria. Non faccio altro che fare un lavoro da cretino. Vi dico, nella Bibbia c'è scritto che le statue non si possono, non si devono fare. Non si devono fare. Ma chi ha inventato questa religione qui sapeva bene che se non dava ai fedeli la possibilità di rappresentarsi col cavolo che teneva i fedeli, perché i fedeli hanno bisogno della statuetta, perché sembra che parlare con la statuetta, e poi però ci mettiamo a ridere, diciamo, ma i romani le statuette dell'aria dei penati, no, l'aria dei penati, padre Pio, uguale, nessuna differenza. Cioè, questo non c'entra nulla neanche con le traduzioni, è semplicemente l'osservazione della realtà. Tutto lì. Prima Giuliano, ovviamente, ci parlava di purgatori, eccetera. Ho detto anche ieri sera, se volete sempre rimanere cristiani, quindi fedeli allo stesso Dio, credere sempre nello stesso figlio di Dio, ma volete essere sicuri di non finire nel purgatorio, perché magari avete qualche dubbio di non essere stati proprio bravissimi, diventate ortodossi. Nel purgatorio non finite più, perché per gli ortodossi il purgatorio non c'è. Dio è sempre lo stesso, Gesù Cristo è sempre lo stesso, però Dio dice ai cristiani romani, tu qualche anno ti faccio bruciare, a quelli di Atene no. È un'offerta diversa, di un supermercato diverso, con teologi diversi, di cui una parte di teologi ha elaborato il purgatorio, l'altra parte di teologi non lo ha elaborato. E chi nasce ad Atene vive tranquillo. Di più, volete essere sicuri di non passare l'eternità nell'inferno? Diventate ortodossi.
Perché per loro con la fine dei tempi finisce anche l'inferno. Perché? Perché di qui alla fine dei tempi, con le preghiere, gli aiuti, i suffragi dei viventi, tutte le anime che sono nell'inferno avranno tempo per pentirsi, si pentiranno, e quindi dalla fine dei tempi l'inferno non ci sarà più. Quindi i cristiani romani passeranno l'eternità nell'inferno, i cristiani ortodossi no, ma Dio è sempre Lui. Gesù Cristo è sempre Lui. Non volete più credere nei dogmi del Papa? Diventate ortodossi, non siete più obbligati a crederci. Ma Dio è sempre quello, Gesù Cristo è sempre quello. Siete sempre fedeli cristiani. È una offerta diversa. Scegliete quella che vi piace di più. Pago 2, prendo 3. Lasciamo che i teologi studino le loro cose astratte. Cioè, lo so che fa ridere questo, ma è la realtà quotidiana. No? Voi andate a Milano, alla chiesa di San Nicola, diventate ortodossi, finite, il purgatorio non ci finite più. Basta. Tenete duro stasera, stanotte, poi domani mattina. Domani mattina andate lì e da domani mattina siete tranquilli. Questo è. Allora, un conto è occuparsi di teologia, altro conto è occuparsi di un libro. Io mi occupo di un libro. E come sapete, io di Dio non parlo mai perché non so nulla. Dei mondi spirituali non parlo mai perché non so nulla. Quindi anche ogni tanto mi viene chiesta la mia opinione, ma la mia opinione non conta nulla. Perché l'opinione di un ignorante non conta. E io, per quanto riguarda i mondi spirituali, Dio, sono di una ignoranza abissale. Posso aprire e chiudere una parentesi? Come tutti gli altri. Perché di Dio nessuno sa nulla. Poi c'è chi ne parla come se sapesse. Io, siccome non so nulla, quando non so dico che non so. Tutto lì. E non mi vergogno di dire che non so. Soprattutto in temi così importanti. Perché qualunque cosa dicessi sarebbe un'invenzione mia, un'attesa mia, un pensiero mio, una speranza mia, come la loro, uguale. Quindi se un domani io dovessi avere effettivamente bisogno di Dio, sceglierei tra le varie offerte che ha fatto l'umanità quella che mi piace di più in quel momento e direi credo in questa, ma consapevole di aver fatto una scelta, non di aver conseguito la verità. Perché nel mondo esistono centinaia di religioni. Tutti quelli che nascono si sentono dire tu sei nato nella religione giusta. È vero o non è vero? E chi è che può dire non è vero? Tutti possono dire è vero e non è vero, perché nessuno è in grado di provare nulla. Cioè se io nasco qui, nasco italiano, vengo definito italiano, cattolico, mi viene insegnata una certa tradizione, una certa storia, una certa lingua, certi valori, nasco 5 metri più là, al confine con un paese slavo, mi viene insegnata un'altra lingua, mi si dice che sono un'altra religione, altri valori, ma sono sempre io. La differenza sta in 5 metri. È vero o non è vero? 5 metri cambiano tutte le mie credenze. 5 metri. 3, 2, 50 centimetri. Questa è la realtà. Cioè noi quando nasciamo veniamo etichettati e dobbiamo crescere lì dentro. Possibilmente senza pensare. E invece noi dobbiamo leggere e pensare. Soprattutto leggere quando si parla di un libro da cui dovrebbe dipendere la nostra eternità. E questo libro da cui dovrebbe dipendere la nostra eternità è un libro, dicevo, che viene predicato, quindi papi, cardinali, vescovi, teologi, catechisti, sacerdoti, eccetera, da chi non conosce la lingua nella quale è stato scritto. E quindi è costretto a credere vere le cose che gli sono insegnate. Sono alcuni anni, almeno 3-4 anni, che nelle conferenze dico spesso le profezie antico-testamentarie su Gesù Cristo non ci sono. E dico, le profezie antico-testamentarie fatevele spiegare da un teologo cattolico e fatevele spiegare da un esegeta ebreo. E ho sempre detto,
avrete due spiegazioni completamente diverse e ha ragione l'ebreo. In Germania, anno 2017, sta cambiando una traduzione di quelle fondamentali. Tutti voi, sicuramente, almeno quelli che vanno in chiesa, sicuramente hanno sentito della profezia di Isaia che dice: la Vergine concepirà e partorirà un figlio cui sarà dato il nome Emanuele. A parte che il nome Emanuele non è mai stato dato poi a nessuno, quindi ma fa niente. La Vergine concepirà e partorirà un figlio. Io, appunto, che faccio questo lavoro da cretino, ho sempre detto: fatevele spiegare da, e ha ragione l'ebreo. Perché in ebraico c'è scritto questa roba qui. Adesso ve lo scrivo in italiano, così rimane. Alma, vabbè, scriviamo in ebraico questa qui. Ara, Yoledet. Ok? Siamo nel capitolo 7 di Isaia. La conferenza episcopale tedesca, dunque i vescovi cattolici, hanno approvato la nuova versione nella Bibbia nella quale la Vergine concepirà e partorirà, è tradotto: la Vergine ha concepito e sta per partorire. In ebraico, ara non è neppure un verbo, è un aggettivo che significa incinta. Nelle note delle Bibbie tedesche che escono nel 2017 ci sarà scritto che Alma in realtà non significa vergine, ma giovane ragazza o giovane donna. Perché in ebraico vergine è Betulah. Quando io dicevo che le profezie, a partire da questa che è la più importante, non esistono, relative al Gesù Cristo cristiano, ovviamente, poi vi dico anche il nome di questa ragazza qui, perché è scritto nella Bibbia, non perché ve lo dico io, quindi. Quando dicevo che non esiste, io mi ricordo, e me ne ricordo molto bene, le reazioni: ah sì, insomma, 2000 anni che si dice una certa cosa, adesso arriva Biglino e scopre tutto. No, Biglino non scopre niente. Io in 7 anni, vi giuro, non ho scoperto niente. Non ho fatto una scoperta una. Vi dico, guardate che c'è scritto quello. E dicevo, c'è scritto che una giovane ragazza è incinta e sta per partorire. Adesso io spero che lo dicano anche i vescovi tedeschi. Ah sì, adesso arrivate voi e cambiate tutto. No, non è che cambiano tutto. Finalmente danno conto di quello che c'è scritto nella Bibbia ebraica. Tutto lì. Tutto lì. Quindi quelli che hanno fino ad ora predicato la profezia sulla Vergine che concepirà in Germania dovranno smettere di predicarla. Ma dovranno smettere, perché nella Bibbia ebraica non c'è mai stata. Grazie. Ah, ok. Perché nella Bibbia ebraica non c'è mai stata. Tutto lì. Tutto lì. L'hanno inserita a forza. L'hanno inserita a forza perché? Perché nella Bibbia scritta in greco nel terzo secolo avanti Cristo, in realtà hanno messo qui un verbo al futuro. Ma quella Bibbia scritta in greco in Egitto nel terzo secolo avanti Cristo per gli ebrei, come ha detto il rabbino capo della comunità ebraica di Torino quando ci siamo incontrati a Milano il 6 marzo dell'anno scorso, in quell'incontro che ho fatto di 4 ore di fronte a 600 persone, ha detto: quella è una disgrazia per l'umanità, quella Bibbia lì. Lo trovate nella trascrizione, che tra l'altro è gratuita, se voi andate sul sito di un editori, è un libro di 123 pagine gratis, ve lo scaricate. C'è la trascrizione delle 4 ore dell'intervento mio con docente di teologia della Facoltà Cattolica, della Facoltà di Teologia dell'Italia del Nord, arcivescovo ortodosso, uno dei più importanti biblisti italiani, un pastore valdese, e il rabbino capo della comunità ebraica. Quindi trovate 4 ore di trascrizione precise, alla lettera. E lui dice: è una disgrazia per l'umanità. E difatti, peccato che tutto il cristianesimo ortodosso sia basato su quella Bibbia lì, che per gli ebrei è una disgrazia per l'umanità. Eppure se voi nascete ad Atene, vi dicono: quella è la Bibbia vera. Se nascete a Gerusalemme, vi dicono: quella è una disgrazia per l'umanità. È così.
Cioè, i libri da credere veri dipendono dal posto in cui nasciamo. Basta nascere, appunto, 5 metri più in là e i libri veri diventano altri. Se si nasce nel Corno d'Africa, i libri veri sono i libri che credono veri gli ebrei, più alcuni libri che non sono veri né per gli ebrei né per i cristiani, cattolici romani e neanche protestanti. Se nasciamo ad Atene, i libri veri sono quelli scritti in greco. Se nasciamo a Gerusalemme, cioè se nasciamo a Roma, i libri veri sono, parlo di Antico Testamento, un po' più di 40. Se nasciamo a Gerusalemme, i libri veri sono un po' più di 20. Se nasciamo in Samaria, i libri veri sono 6. Se nasciamo ad Atene, i libri veri sono quelli scritti in greco. Se nasciamo nel Corno d'Africa, cristiani copti, i libri veri sono più o meno quelli degli ebrei più altri libri che non sono veri né per gli ebrei né per i cristiani. Se nasciamo tra i protestanti, i libri veri sono quelli degli ebrei. Scegliete quelli che vi piacciono di più. Scegliete quelli che vi piacciono di più. Perché tanto così è. Questa signora qui, che era la moglie del re Ahaz di Giuda, è citata nel secondo libro dei re, capitolo 18. Lei era incinta quando sono scritti questi versetti qui e si sperava che il figlio che sarebbe nato, nel diventare re al posto del padre, li avrebbe finalmente liberati dal giogo degli Assiri. Quindi la speranza era riposta in quel bambino che era nella pancia di Abia, che era già nella pancia quando hanno scritto questi versetti qui. Tant'è che c'è scritto incinta, ora è noto che se una donna è incinta è perché ha già concepito, su questo non ci sono dubbi. Tutto lì. La Bibbia è chiara. Basterebbe non bisognerebbe non coprirla di mistero. Tutto lì. Il problema è che se non viene coperta di mistero, si capisce che cosa scrive. E se si capisce che cosa scrive, cade tutto. Cade tutto. È inevitabile. Prima, poi magari vediamo altri esempi. Prima vi dicevo di quell'incontro del 6 marzo che trovate gratuitamente, cioè, visto che è gratis prendetelo perché ne vale la pena, perché sono venute fuori cose che io quando, cioè ci è voluto un anno e mezzo per organizzarlo perché non si trovava chi volesse, chi fosse disponibile, perché ovviamente volevamo soltanto alti rappresentanti del pensiero religioso, non i chierichetti, quelli che si agitano e che si agitano perché predicano le cose che si sono sentite predicare. Volevamo incontrare quelli che sanno e quindi ci abbiamo messo, cioè io no perché non mi sono impegnato perché facevo altro, ma la casa editrice ci ha messo un anno e mezzo. Il primo invitato è stato Monsignor Ravasi, che è il ministro per la cultura del Vaticano, che però aveva impegni pregressi, non è venuto, e sono venuti altri, quindi docenti di teologia, ve l'ho detto, un arcivescovo, rabbino capo, uno dei più importanti biblisti italiani, pastore valdese, quindi erano stati invitati anche i testimoni di Geova, ma non sono venuti. Hanno suonato il campanello. Me la sento, posso usarla? Bravo. Guarda che me la rigioco, che è troppo bella. Allora, all'inizio c'erano 4 domande uguali per tutti, avevamo 5 minuti a testa per rispondere. Ovviamente non dico cosa ho risposto io, ma la prima domanda era: quali certezze abbiamo sull'esistenza di Dio? Il rabbino. Non è possibile, almeno sotto certi aspetti, parlare di una evidenza rispetto alle nostre conoscenze su Dio. Quindi il credere in Dio sarebbe un assioma. Fate come volete. Il biblista valdese. Non posso dimostrare qual è la fonte certa della conoscenza, non posso dimostrarlo. Ma se volete c'è la fiducia che in quelle scritture sia risuonata la voce di Dio. Se volete c'è la fiducia che in quelle scritture sia risuonata. Ma non mica finito. Ma i miei cugini fondamentalisti, cioè cattolicesimo fondamentalista, che pensano di rendere un servizio a Dio divinizzando le scritture, fanno una idolatria della carta. Quando io ho scritto il libro La Bibbia non è un libro sacro, sono stato, hanno cercato di massacrarmi per un anno.
il più tra i valdesi, il più importante biblista, questo signore, dottor Garrone, firma i dizionari di ebraico aramaico biblici, tanto per intenderci. Chi divinizza quelle scritture fa l'idolatria della carta. Idolatria della carta. Sono assolutamente d'accordo. Se avessi scritto io su Facebook questa roba qui, ecco, qualcuno immagini cosa sarebbe successo. Il teologo cattolico, al minuto 28 e 55 secondi. Perché è tutto trascritto con una perfezione assoluta. Anche perché non possiamo permetterci di... Ovviamente. Vorrei dire in un modo un po' tagliente che bisogna togliere la certezza su Dio, perché se noi avessimo certezza di Dio, Dio non sarebbe. Potevamo finire qui e andare a mangiare una pizza. Perché di qui in avanti è tutta fantasia. Cioè, se non c'è nessuna certezza su Dio, qualunque cosa si dica è fantasia. Lo trovate scritto. Si è parlato di uno di quei termini che, ve lo dico adesso, cambierà. Tutte le volte che nell'Antico Testamento trovate scritto eternità, in ebraico c'è un termine che è olam. E questo termine olam, adesso appena lo trovo, non vuol dire eternità. Questo è il dizionario di ebraico aramaico biblici, la versione italiana della Società Biblica Britannica. Uno dei firmatari di questo dizionario era il pastore Valdese seduto accanto a me. Puoi venire un attimo? Questo è il termine olam, quello che voi trovate sempre tradotto con eternità. Sentite cosa c'è scritto nel dizionario, quindi di lì. Non tradurre con eternità. Grazie. Nei dizionari, non tradurre con eternità. Come lo trovate tradotto? Eternità. Perché? Perché siccome la Bibbia deve parlare di Dio, e siccome i teologi hanno stabilito, chissà in grazia di che cosa, chissà perché, che Dio deve essere eterno, eternità da qualche parte ci deve stare. Quando abbiamo parlato di eternità, il pastore Valdese, che ha firmato quel dizionario lì, dice: ma per quel che mi riguarda si sfonda una porta aperta. Tutti i dizionari, tutti i grandi dizionari dicono quella cosa lì, compresi i dizionari teologici. Ma se tutti i grandi dizionari dicono che Olam non va tradotto con eternità, la vogliamo smettere di tradurla con eternità? Perché se tutti i dizionari dicono questo, quando traduciamo con eternità, stiamo traducendo il falso, non un errore, il falso, deliberatamente. Se io in questi 7 anni, dal 2010, in un mio libro, avessi messo una traduzione di questo tipo qui, mi avrebbero fatto un fondello che mi avrebbero rivoltato da capo a piedi. Non riescono a trovarne una. E loro lo fanno in assoluta tranquillità. Tutti i dizionari dicono quella roba lì, ma viene sempre tradotto con eternità. Basta. Basta, perché è falso. Tutto lì. Nella migliore delle ipotesi vuol dire che è un tempo di cui non si conosce la durata, che non è una roba misteriosa. Perché quando nasce un bambino e uno dice: ma quanto vivrà? In ebraico direi le olam, per un tempo che non so. Tutto lì. Un tempo che non so. Basta. Invece no, eternità. Perché? Perché Dio deve essere eterno. Così come hanno stabilito che Dio deve essere buono. Che mi sta anche, cioè non so in grazia di che cosa, beh, però vabbè, tanto ognuno su Dio può elaborare quello che vuole. Devo dire che se mi guardo attorno proprio tanto buono non lo vedo, ma insomma, facciamo finta che sia buono. Il problema insormontabile nasce nel momento in cui mi dicono che quel Dio buono è il Dio Padre dell'Antico Testamento. Allora lì non ci sto più, perché il Dio Padre dell'Antico Testamento è presentato dall'Antico Testamento in un modo che è tutto meno che buono. Poi io non so se l'Antico Testamento dice il vero oppure no, però io leggo quello che c'è scritto.
E quello che appare lì, cioè ciò che viene attribuito a lui, è tutto meno che buono. Ciò che viene attribuito a lui. Perché a lui vengono attribuiti genocidi, stermini, femminicidi, infanticidi selettivi. Quello che viene attribuito a lui ne fa di lui il primo antisemita della storia. Per cui quando io sento parlare di antisemitismo e penso a ciò che la Bibbia dice di quel signore lì, beh, io un pochettino sorrido, perché i suoi ordini di sterminio, quelli che gli vengono attribuiti, riguardano tutti i popoli semiti, ma non popoli semiti in generale. Leggetela la Bibbia per cortesia e vedrete che quelli che dovevano essere sterminati erano i nipoti, cugini e zii degli israeliti, cioè tutti componenti della famiglia di Abramo. Tutte le guerre bibliche sono tutte guerre combattute in famiglia, ma in famiglia strettissima, strettissima. Leggetela per cortesia, vedrete i nomi, le discendenze, vedrete contro chi combattevano gli israeliti, cioè i discendenti della famiglia di Giacobbe. Quindi la Bibbia dice questo di lui. Ripeto, io non so se la Bibbia dice il vero oppure no, ma quando mi sento dire che quello lì della Bibbia è il Dio Padre è un Dio che ama gli uomini, dico no, no, questa non me la raccontate più. È finita, è finita. Non me la raccontate più. Neppure il Dio del Nuovo Testamento, eh? Poi magari ne parliamo un attimino. Quindi, per questo dico, allora i teologi si occupino di teologia. La Bibbia è un'altra roba, non si occupa di teologia, tutto lì. E il fatto che la Bibbia non parli di Dio non vuol dire che Dio non esista, vuol dire che quel libro non se ne occupa, tutto lì. Parla di altro. Così come... Sempre in quel 6 marzo sono venute fuori altre cose molto interessanti. Dice il teologo cattolico che nel mondo semitico, quindi nella Bibbia, non esistono i concetti filosofici e metafisici. Quindi non esiste il concetto dell'eternità, non esiste il concetto dell'immortalità. Questo concetto di creazione dal nulla è una visione che è fuori completamente dalla mentalità semitica. Cioè il concetto di creazione dal nulla nella Bibbia non c'è, perché non c'è neppure il termine che lo indica, non c'è neppure il verbo. Nel libro Non c'è creazione della Bibbia, ho esaminato tutte le, sono un pochettino più di 30, ricorrenze bibliche del verbo bara, che è quello che viene tradotto con creò, che non significa mai, mai, ma neppure in tutti i dizionari di etimologia. La radice bara indica l'intervenire in una situazione già esistente per modificarla. Qualunque sia il tipo di modifica, in un caso vuol dire ingrassare, cioè mettere su ciccia, in un altro caso vuol dire tagliare gli alberi sul versante di una montagna per poterci costruire delle abitazioni. Questo significa bara. Quindi il concetto di creazione dal nulla non c'è. In ebraico, nell'ebraico biblico, non c'è la parola che significa Dio, lo ripeto. Nell'ebraico biblico non c'è la parola che significa Dio. Ora, come si fa a scrivere un libro su Dio senza avere la parola che significa Dio? Come si fa a scrivere un libro sui mille modi per fare il pane se non si ha la parola che significa pane? Non c'è bisogno di fare grandi ragionamenti da sapienti, ci arriviamo anche noi idioti. Ma non c'è il termine che significa Dio, non c'è. Non c'è bara, cioè non c'è creazione, non c'è il termine che significa Dio, non c'è immortalità, non c'è eternità. Ma di che cosa stiamo parlando? Di uno dei tanti libri che l'umanità ha scritto nel corso della sua storia, punto. E che si occupava del racconto, del rapporto tra una famiglia e quello che era il suo comandante. Quello a cui quella famiglia, Deuteronomio 32,8, segnatevelo, e poi 32,12, di quello a cui quella famiglia è stata assegnata, punto. E lui ha fatto ciò che credeva con quella famiglia, ciò che credeva, ciò che pensava, ciò che aveva programmato e ciò che poteva, perché non è che gli altri gli lasciassero fare tutto quel che voleva. Questo è ciò che scrive la Bibbia. Per fortuna, come dire,
quell'individuo a cui vengono attribuite tutte queste cose non è il Dio unico, assoluto, eccetera, perché la Bibbia ci dice anche i nomi dei suoi colleghi rivali, ce li dice chiaramente, mica li nasconde. Prendiamo, chi ha la Bibbia prenda il libro dei Giudici. Capitolo 11. In una delle tante guerre di conquista combattute tra cugini, il popolo di Israele stava combattendo contro gli Ammoniti, discendenti del fratello di Abramo, quindi cugini primi. Il comandante delle forze di Israele, che si chiama Jeftè, gli dice, dice al comandante degli Ammoniti: le terre di cui il tuo, e qui è tradotto Dio, in ebraico c'è Elohim, ma lasciamo pure tradotto Dio, va bene lo stesso, cioè non va bene come traduzione, ma per capire va bene lo stesso. Le terre di cui il tuo Dio Kamosh ti ha fatto entrare in possesso tu te le tieni, così anche noi ci teniamo quanto Yahweh, il nostro Dio, ci ha fatto possedere. Cioè il tuo Dio è uguale al nostro. Lui ti ha dato quelle terre e tu te le tieni, a noi, il nostro ha dato queste terre e noi ce le teniamo, punto. Quante migliaia di pagine di teologia bisogna scrivere per smentire questo versetto? Senza riuscirci. Senza riuscirci. Perché non si può smentire questo versetto. Si può dire che è una palla. Prendiamo la Bibbia e la buttiamo. Io sono d'accordo, eh? Qualcun altro un po' meno. Cioè per me non cambia la vita se la buttiamo la Bibbia. Cioè mi cambia perché smetto di fare conferenze e torno ad andare in bicicletta, ma poi magari vado in crisi d'astinenza, chissà. Devo passare attraverso il metadone, mille storie, il Servizio Sanitario Nazionale per uscire dal tunnel della dipendenza. Vabbè, comunque è così. E di queste robe qui ne trovate... Trovate gli altri nomi, Kamosh, Milcom, Kosh, Asherah, trovate i nomi degli altri. E sono scritti nelle Bibbie che avete in casa, non nelle traduzioni mie, eh? Questa qui è la Bibbia di famiglia cristiana. Cioè la Bibbia per le famiglie, sapendo che poi le famiglie non la leggeranno, perché se uno legge quel versetto lì dice, ma com'è che il Dio di quelli là gli ha... Ma il Dio di quelli là non sarebbe un idolo? Cioè una pietra che dietro non ha nulla? Ma com'è che il comandante delle forze di Israele dice la tua pietra che dietro non ha nulla ti ha dato quelle terre mentre il mio che è Dio? No, 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 lui non fa mica nessuna distinzione. Mica dice il tuo non conta nulla, no, contano uguali, uguali. Adesso vi dico una cosa che è mia, quindi buttatela via subito perché non è nella Bibbia, che voglio essere sempre corretto e onesto. Yahweh, Kamosh, Milcom, Kosh, secondo me erano fratelli. E il loro padre ha diviso la famiglia di Abramo tra i suoi figli, dicendo tu ti pigli Giacobbe, tu ti pigli Moab, tu ti pigli Ammon, tu ti pigli Amalek. Questa però è mia, quindi buttatela via subito. Okay. Nel senso che non è nella Bibbia. E il padre come si chiamava? Forse... Possiamo prendere Genesi 17, che è la Bibbia. Chi ce l'ha? Genesi 17, versetto 1. Te leggo. A te. Ad alta voce, ti sentono ad alta voce. Quando... Quando Abram ebbe 99 anni, il Signore gli apparve e gli disse: io sono Dio l'Onnipotente, cammina davanti a me e sii integro. Farò la mia alleanza tra me e te e ti renderò molto, molto numeroso. Ok, grazie. Sì, prego. Allora, in ebraico c'è scritto: il Signore
gli apparve. In realtà in ebraico c'è scritto il Signore gli si fece vedere, che è una cosa diversa da apparire. Sarebbe come, dicevo ogni tanto, voi diceste a un amico, sono 2 anni che non mi appari. No, sono 2 anni che non ti fai vedere. È uguale, eh? In ebraico uguale. La forma nifal, cioè riflessiva passiva del verbo. Comunque, va bene, teniamo a apparire. Va? Io sono Dio l'Onnipotente. In ebraico, Ani El Shaddai. El Shaddai viene tradotto con Dio Onnipotente. Bibbia di Gerusalemme, nelle note c'è scritto, Bibbia di Gerusalemme è quella della École d'études bibliques, la scuola di studi biblici di Gerusalemme, degli esegeti domenicani, fondata seconda metà del 1800, una delle più importanti del mondo. La traduzione comune onnipotente è inesatta. Il senso è incerto. Si è proposto Dio della montagna, perché El lo traducono comunque Dio, secondo l'accadico Shadu, sarebbe preferibile Dio della steppa, secondo l'ebraico Sadeh. Allora, nella migliore delle ipotesi, lui gli dice, io sono il Signore della steppa, non Dio onnipotente. E tutte le volte che nella Bibbia c'è scritto Shaddai, in italiano trovate onnipotente. Ma lo sanno che non vuol dire onnipotente, lo sanno e lo scrivono. Perché non vuol dire onnipotente, il senso è incerto. Allora, nella migliore delle ipotesi, bisognerebbe lasciarlo Shaddai, finito. Non sappiamo come tradurlo, diciamo che lui si chiamava Shaddai. Ma questo qui è quello che si presenta ad Abramo. E secondo me ci sono grosse probabilità che questo qui sia il padre di quelli che vi ho nominato prima. E che abbia diviso tra i suoi figli la famiglia di Abramo. Di questa roba qui di onnipotente si è parlato quel giorno lì e l'arcivescovo ortodosso interviene dicendo ma io credo che qui siamo tutti d'accordo, come diceva Mauro, dove tante volte si devono rivedere i testi biblici. Rivedere un testo dove tante volte si perde il senso della parola, come onnipotente, che non c'entra nulla con il testo originale. Ma allora, onnipotente non c'entra nulla, su Dio non abbiamo nessuna certezza, il verbo creare non c'è, immortalità non c'è, eternità non c'è. Ma è ancora necessario che io faccia le conferenze? No. Cioè, stampatevi questo libro qui e siete a posto. Leggete la Bibbia assieme però, ovviamente. Perché è così. Volete sapere un'altra cosa che non c'è e che è il fondamento del cristianesimo? Voi sapete che, cioè, comincio a non capire più niente col casino che ho qui sul... Sapete che la storia della salvezza inizia quando Dio va a chiamare Abramo e lo chiama fuori dalla terra dei suoi padri, ok? Lo chiama fuori dalla terra dei suoi padri per andare a conquistare la famosa, diciamo così, terra promessa. E Abramo ad un certo punto racconta di questa chiamata, è la cosiddetta vocazione di Abramo. Comincia la storia della salvezza perché noi, tutti noi, nasciamo peccatori, quindi macchiati dalla macchia del peccato originale, che è quella a seguito della quale è arrivata la morte perché prima non saremmo mai morti, e quindi noi abbiamo bisogno di passare attraverso dei mediatori per riconciliarci con il Padre, che bontà sua ci dà la possibilità, se facciamo i bravi, di riconquistare la vita eterna che non c'è perché non c'è neppure eternità, ma fa niente. Possiamo prendere Genesi 20, versetto 13? E Abramo racconta di questa sua chiamata. Il termine ebraico che viene tradotto con Dio è Elohim, che è un termine plurale. Poi ci sono tutte le spiegazioni grammaticali e non, che hanno dovuto elaborare nei secoli per spiegare come mai parlando di uno usano un termine al plurale e hanno esaminato. Io nel libro Antico e Nuovo Testamento, Libri senza Dio, ho esaminato tutte le ipotesi fornite dai miei avversari, tutte, una per una.
o in un capitolo ho voluto andare incontro a loro, ma con un gesto veramente di estrema bontà. Vi assicuro che col termine Elohim, sotto a 20 Elohim presenti nella Bibbia, non sono riuscito a scendere. Sotto a 20. Va bene, c'è un capitolo proprio chiamato "E se Elohim fosse singolare", cioè come dicono loro. Bene, se avrete voglia di, fatevelo prestare, se non ce l'avete, non ha importanza, leggere quel capitolo, vedrete che sotto a 20 non si riesce, meno di 20 è impossibile. Allora leggiamo chi ha la Bibbia, il 20, sì, ok. 20:13. Quando Dio mi ha fatto andare errando lungi dalla casa di mio padre, io le dissi... Grazie, basta così. Perché poi il resto non conta. Le traduzioni letterali, quelle nei dei testi, come quelli a cui lavoravo io, questi sono quelli che quando lavoravo per l'edizione di San Paolo, prima che ovviamente mi sbattessero fuori, in più o meno un minutino. Questi sono i libri che vanno nelle facoltà di teologia, che vanno nelle università, dove c'è la gente che conosce l'ebraico. Il versetto, no? Avvenne che quando Dio mi fece errare in ebraico, e fu come che fecero vagare me Elohim da casa di padre mio. Plurale. Cioè, il verbo in ebraico è plurale. Nella Bibbia per le famiglie è singolare. Questa qui è la Bibbia di famiglia cristiana al verbo singolare. Ovviamente, perché per le famiglie. Questa qui è la Bibbia per gli studiosi perché è al verbo al plurale. La casa editrice è la stessa. La casa editrice è la stessa. Plurale per chi non può essere ingannato, singolare per chi deve credere che la Bibbia parli di un Dio solo. E poi Biglino è quello che si inventa le traduzioni. Hanno un coraggio incredibile. Qui c'è esattamente la stessa roba. Un verbo al singolare e plurale, ma qui... cioè un verbo al plurale tradotto al singolare, ma qui mi interessa farvi notare un'altra cosa. Quindi la leggo io direttamente dalla Bibbia di Famiglia Cristiana. Genesi 35, quindi chi ce l'ha può controllare. Dio disse a Giacobbe, in ebraico c'è Elohim, levati, sali a Betel, e Betel vuol dire casa di El, El è il singolare di Elohim, quindi Elohim ha sia il singolare che il plurale. Levati, sali a Betel e là risiedi. Allora, prima di venire qui, io ero a pranzo, e adesso dico a Tindara, che era a pranzo. Dopo, alla fine della conferenza, tu devi offrire un caffè a quel Mauro Biglino che era a pranzo con te. Te lo dico io, eh? Io. Va bene? Ma nel momento in cui io ti dico, tu devi offrire un caffè a quel Mauro Biglino, tu che cosa pensi di me? Che sono un po' coglione o no? Perché... cioè, se io ti dico, devi offrire a quel Mauro Biglino, tu cosa dici? Ma non, scusa, ma non... non Levati, sali a Betel e là risiedi. Costruisci in quel luogo un altare al Dio che ti è apparso quando fuggivi da Esaù. Cioè, Dio dice a Giacobbe, costruisci un altare al Dio che ti è apparso. Se io sono un coglione, direi che sono in buona compagnia. No, è che qui il gruppo degli Elohim dice a Giacobbe, là ti si è fatto vedere, hai incontrato uno di noi, ecco, quello è quello che segue te, quindi l'altare lo fai a lui. È chiarissimo, è chiarissimo. Poi Giacobbe si recò, giunse a Betel, lì egli costruì un altare, chiamò quel luogo El Betel, cioè El della casa di El, perché là, e qui c'è al singolare, Dio si era rivelato a lui, in ebraico non solo c'è il verbo al plurale, ma Elohim è addirittura con l'articolo. Perché là, ha Elohim, gli Elohim si erano fatti vedere da lui.
devono scrivere migliaia di pagine di teologia per spiegare senza riuscirci questi versetti qui, perché non hanno necessità di spiegazione, sono chiari. C'è un gruppo di Elohim che sono quelli che ci hanno fabbricati, come diceva quell'ebrea di ieri sera che poi mi ha messo benevolmente le mani addosso. Dice, io lo so da sempre, da quando ero piccola, me lo dicevano i miei nonni, che noi siamo un miscuglio e che una parte di quella roba che abbiamo dentro non è di questa terra, ma arriva da un'altra parte. Ma gli ebrei che mi dicono queste robe qui sono tantissimi, perché lo sanno da sempre che noi siamo degli OGM. E a farci OGM sono questi qui, e ce lo dice, ad averci fatti, sono quelli lì, e lo dice la Bibbia, erano tanti. La Bibbia poi ci parla di uno, di Yahweh, che era, in quella gerarchia, era un militare, e quello faceva, secondo la Bibbia. Io poi non so se sia vero oppure no, ma la Bibbia ce lo racconta così. Però queste robe qui sono chiarissime. Cioè, se uno ragiona su quel versetto lì che vi ho appena letto, e Dio disse, costruisci un altare a quel Dio che ti è apparso, ma che cosa viene subito in mente? Sono almeno due, no? Cioè, altrimenti Dio dice, fammi un altare. Finito. È ovvio, no? È ovvio. Questi Elohim che ci hanno fabbricati, io sto facendo uno studio col dottor Massimo Barbetta, che è un esperto di racconti geroglifici egizi, su alcuni fronti. Uno è il fronte del Salmo 24, poi vi leggo anche un paio di salmi. E, tra l'altro di questo non ho parlato ieri sera, no? Uno è il Salmo 24 e l'altro sul fronte della fabbricazione degli Adam. Perché la Bibbia ci parla non dell'umanità, ci parla degli Adamiti, che sono una specie particolare fabbricata all'interno dell'Homo sapiens. E tutti noi sappiamo che nella Bibbia, così ci viene detto, c'è Dio che fa l'uomo, adesso chissà dov'è questa fotocopia qui, che fa l'uomo con la polvere. È vero? Cioè Dio, il Dio vasaio, no? Ci viene raccontato, il Dio vasaio che fa l'uomo con la polvere. Ma in ebraico non è scritto così. E qui c'è la traduzione sempre di quei testi lì, per esempio questa qui è la collana della Bibbia ebraica interlineare. Intanto non è creò, perché il verbo, la radice yazzar, significa formare, cioè lavorare fisicamente. E formò l'Elohim et ha-Adam afar, il Adam polvere. Quando la Bibbia ci dice che qualcosa è stato fatto con qualcosa, dice con. Quindi se avesse voluto dire che noi siamo stati fatti con la polvere, avrebbe scritto bet afar. Invece crea l'uomo polvere, meglio l'uomo terra. E se noi seguiamo gli studi di certe correnti cabalistiche, quelle che, vabbè, sotto la visione mistica, non dico nascondono, ma conservano conoscenze scientifiche, come per esempio le lezioni di Kabbalah che fa il rabbino Arye Ben Nun, dove dice che la vita è stata portata qui nel nostro sistema solare. Prima era in un posto illuminato da una luce bianca, cioè una luce che si poteva osservare. La luce bianca è quella delle nane bianche. Le nane bianche sono l'ultimo stadio di vita di una stella. Quindi c'era un posto dove un sistema planetario ruotava attorno a una stella che stava per morire, e quindi lui dice hanno impacchettato la vita come una conserva, dice testualmente così, e l'hanno portata qui. E l'hanno impiantata qui. Ok? Secondo dei testi cabalistici, si dice che, sapete, qui c'è il Gan Eden, no? Quello in cui sarebbe stato, secondo la teologia, creato l'uomo. A parte che quando leggerete la Bibbia, leggerete nelle vostre Bibbie che Dio, Elohim, prese l'Adam e lo pose in Gan Eden, quindi non l'ha fatto nel paradiso. Paradiso, poi quella lì è un'invenzione assurda. Gan Eden vuol dire luogo recintato e protetto. Non l'ha fatto nel Gan Eden, l'ha preso dove l'ha fatto e l'ha messo lì. Solo i maschi. Poi vediamo cosa ha fatto per fare la femmina. Secondo questi studi qui,
c'è un Gan Eden che sta da un'altra parte, nei cieli, dove hanno le forme. E a seconda dei sistemi in cui vanno ad impiantarlo, adattano le forme. Secondo i Veda, l'universo è abitato da 400.000 specie umanoidi, di cui molte sono arrivate qui. E qui si dice che nel Gan Eden hanno fatto a Adam Afar, l'uomo terra, cioè quello per questo sistema planetario qui. Non con la terra, l'uomo terra. È molto più affascinante della storia che ci racconta, immensamente più affascinante. E poi dicevo che hanno preso l'Adam, i maschi, e li hanno posti in Gan Eden. Dopo un po', dice la Bibbia, possiamo prendere Genesi 2, versetto 22, dopo un po' dice la Bibbia che Dio, bontà sua, cioè gli Elohim, si accorgono che per l'Adam, cioè per quei maschi, la compagnia degli animali non era sufficiente. Siccome in quel posto lì loro fabbricavano, nel vero senso della parola, con la genetica, sia, come dice la Bibbia, misero in Gan Eden tutte le piante che portano frutti buoni da mangiare. La terra era già tutta verde quando loro impiantano il Gan Eden. Lì dentro sperimentavano cibo, cioè facevano l'ingegneria genetica, e l'attuale genetica ci dice che cosa facevano lì, poi ve lo racconto. Loro sperimentavano cibo e fabbricavano gli animali da usare, sia come allevamento, come nutrimento, eccetera. Quindi, e lì ci hanno messo dei maschi, l'Adam maschio, particolarmente puro dal punto di vista genetico, perché lavorasse quel territorio lì. Dopo un po' Dio si accorge che la compagnia degli animali non è sufficiente, quindi le pecore non bastavano, visto che i maschietti avevano, ovviamente, derivando dagli ominidi, pulsioni sessuali, e allora decidono di fabbricare la femmina. Allora noi abbiamo Dio che crea l'universo, che crea l'uomo, che crea tutto, e poi per fare la femmina sentite che casini deve fare. Leggetelo per cortesia. Induce nell'Adamo un sonno profondissimo. Prelevano un qualcosa da una parte laterale ricurva, quello che viene tradotto con costola. Chiudono la carne dove hanno fatto il prelievo, con ciò che hanno prelevato fabbricano la femmina. Quindi pensate a Dio che fa così e viene fuori l'universo, per fare una femmina fa il chirurgo. Cioè deve addormentare uno, sonno profondissimo, attenzione, non è che lo addormenta. La Bibbia specifica. Specifica anche che chiudono la carne dove... E dov'è che i genetisti attuali pigliano le nostre cellule staminali? Dalla cresta iliaca, che è una parte laterale ricurva. Chiudono la carne, infatti si fa un leggero intervento, due punti di sutura, è uguale. E poi il Signore Dio, in ebraico, Yahweh Elohim, cioè quello degli Elohim che si chiamava Yahweh, dalla costola, perché poi viene tradotto con costola, che aveva tolto l'uomo, formò una donna, cioè di nuovo lavora per far venire su una donna. Poi la condusse all'Adam. Allora l'Adam disse, di nuovo, io una settimana che vado a mangiare a casa di Tindara, poverina, e dico: Tindara, questa volta la pasta è cotta al punto giusto. Cosa vuol dire? Che è una settimana che mi dai a mangiare schifezza, la pasta scotta. Sentite cosa dice l'Adam quando gli presentano questa femmina. Questa volta è osso delle mie ossa e carne della mia carne. Nelle Bibbie tradotte dagli ebrei in inglese c'è scritto finalmente. C'è scritto, traducono finalmente. Cioè le altre che mi avevate presentato prima, e nella letteratura ebraica extrabiblica si dice proprio che Adam ha rifiutato altre femmine. Dice: questa qui finalmente l'avete fatta giusta. E immagino Dio che dice: stavolta gli è piaciuta. Ma è qui, questa volta è giusta, questa volta, non le altre di prima. E qui per fortuna hanno lasciato i due termini ebraici, perché aiutano a capire. C'è scritto, quindi, questa volta è osso delle mie ossa e carne della mia carne.
Quindi sarà chiamata donna perché da uomo è stata tratta. In italiano non vuol dire un tubo. Invece in ebraico è scritto giusto. Sarà chiamata Isha perché da Ish è stata tratta. Ish è individuo maschio. Isha è l'aggiunta della desinenza femminile al termine Ish. Quindi sarà chiamata Isha perché è stata fatta con i pezzi tolti da un Ish. Cioè clonazione. Quando nel 1997 è stata clonata la pecora Dolly, qualcuno lo ricorderà, vero? Adesso dovete sapere che gli animali clonati sono decine di migliaia, eh? Cioè ormai è diventata routine. Routine. Cioè si clonano gli animali così come noi scriviamo al computer. Tant'è che non se ne parla più, non perché non si faccia, ma perché è routine. Allora, quando è stata clonata la pecora Dolly, ovviamente questo ha suscitato tutta una serie di problemi etici, perché si diceva, ovviamente, clonati gli animali passiamo a clonare l'uomo, cosa che in effetti si farà. L'hanno già fatta, ecco, bravo. Allora, solo che noi lo sapremo tra una ventina d'anni. Allora sono stati intervistati, ovviamente, medici, filosofi, pensatori, teologi, perché, giusto per capire, no, che cosa stava succedendo e che cosa sarebbe successo in prospettiva. Sono stati intervistati anche i rabbini. Il professor Safran, e trovate l'articolo con l'intervista su internet, intervistato sul problema della clonazione, professor Safran è rabbino, docente di etica medica all'Università Ebraica di Gerusalemme. Dice la clonazione, ma non è un problema, la Bibbia la conosce da 2000 anni, basta vedere come sono venuti al mondo Adamo ed Eva. Cioè per loro non è un problema, lo sanno da sempre. E uno dice, ma perché non ce lo dicono? Ma perché ce lo devono dire? Noi gli abbiamo, noi intendo dire i cristiani, rubato un libro che era loro. Quel libro raccontava la storia del loro rapporto con il loro comandante, punto. I cristiani gliel'hanno rubato, l'hanno trasformato in ciò che non è, e loro dicono, voi, allora, noi sappiamo come stanno le cose, voi credete alle favole che vi siete costruiti, cosa importa a noi? E hanno ragione. Hanno ragione. Perché ce la devono raccontare? Perché? Quel libro riguarda loro e deve tornare a essere un libro loro. Tant'è che la Chiesa sta abbandonando l'Antico Testamento. Lo sta abbandonando e lo abbandonerà definitivamente. Già nel 2008 la Congregazione Pontificia De Cultu ha emanato una circolare che trovate in internet, non è neanche segreta, dove diceva ai vescovi e ai sacerdoti di non usare più nella liturgia il nome di Yahweh, perché non è cristiano. Cioè, non usatelo più. E la Chiesa si sta allontanando sempre di più dall'Antico Testamento, perché si aggancia al Nuovo Testamento, fidando del fatto che tanto la gente non legge. Perché se il Nuovo Testamento cade, e nel Nuovo Testamento non c'è Dio, cioè il Dio Padre, e come vediamo adesso, nel Nuovo Testamento non c'è il peccato originale. Gesù Cristo, chi l'ha mandato e cosa è venuto a fare? Non ha il mandante e non ha il movente, che sono tutti e due inventati. Non c'è niente da fare. E quindi, abbandonando l'Antico Testamento, si agganciano al Nuovo, confidando nel fatto che la gente continuerà ad ascoltare senza leggere. Ma tra qualche anno, 5, 6, 8, scoppierà una bomba, che è una bomba a orologeria, che è il libro della Sapienza, che è lì, che loro hanno dichiarato essere libro ispirato da Dio, e che adesso, man mano che vanno avanti gli studi, è diventato ormai certo che è stato finito di scrivere 20 anni dopo la morte di Gesù Cristo. È che il libro della Sapienza non sa che Gesù Cristo è risorto. Quando parla di quella figura lo definisce uno degli uomini giusti, mai lo definisce figlio di Dio. È l'ultimo libro scritto dell'Antico Testamento, ma siccome già prima loro sapevano che se l'avessero messo per ultimo e la gente avesse letto, si fa per dire,
l'Antico Testamento in successione avesse letto il Libro della Sapienza e poi subito dopo i Vangeli, si sarebbe fatta qualche domanda. Tant'è che il Libro della Sapienza, pur essendo l'ultimo scritto, è messo 7-8 posizioni indietro, in modo che non si faccia il collegamento. Ma quando sarà ufficiale, come di fatto lo è già, che il Libro della Sapienza è stato scritto dopo la morte di Cristo e non sa che Cristo è risorto, non potranno più farci nulla, perché l'hanno dichiarato testo sacro ispirato da Dio. Ed è una bomba a orologeria. 7-8 anni, 10 anni, scoppierà, c'è niente da fare. Perché Cristo non è risorto, l'hanno tirato giù vivo dalla croce. Io sono tra quelli che fanno finta che sia esistito, attenzione, Io sono tra quelli che fanno finta che sia esistito pur non avendo nessuna prova. Dicevo del peccato originale. C'è qualcuno che ha la Bibbia di Gerusalemme? Ah, già, è quella lì. Puoi prendere pagina 25, se è la stessa edizione, comunque il commento a Genesi 2, poi lo vediamo. Quando si è parlato, tra l'altro, della fabbricazione di Adamo, la giornalista che conduceva il tutto ha fatto la domanda a tutti noi. No, quindi si può dire, visto che non c'è creazione nella Bibbia, si può dire che quindi Adamo è stato creato? La risposta del teologo cristiano. Beh, Adamo è stato, puntini, sospensione, è stato fatto, è una cosa un po' diversa. Teologo cristiano, docente di teologia, facoltà di teologia dell'Italia del Nord. La giornalista, ma quindi lei si trova d'accordo con Mauro Biglino? Lui, beh, vuol dire che è stato con qualcos'altro. È venuto fuori, se vogliamo mantenere l'allusione, che è fatto d'altro, sì, anche fatto d'altro. Ecco, sì, è vero, è fatto d'altro. Ce lo dice proprio la Bibbia. Poi non poteva andare più avanti. Io già lo ringrazio per aver detto queste cose qui, È fatto d'altro l'Adam. È fatto con il DNA di quelli lì. Poi abbiamo visto come hanno fatto Eva, che è stata fatta con il DNA dell'Adam. E poi, ovviamente, parlando di Eva, eccetera, si arriva a parlare del peccato originale, che è l'origine della storia della salvezza. Cioè, senza il peccato originale non c'è bisogno di storia della salvezza, e quindi non c'è bisogno che un Dio mandasse suo figlio a farsi massacrare, uccidere, per poter liberare lui attraverso questo assassinio barbaro, già questa roba qui. Quindi manda un figlio affinché gli uomini lo uccidano, lo massacrino, in modo che lui attraverso questo massacro può perdonare gli uomini e dargli di nuovo la possibilità di vivere la vita eterna, possibilità che gli è stata tolta dal peccato originale. Vabbè, la domanda sul peccato originale, il rabbino capo, siccome per gli ebrei non c'è, ho un po' di difficoltà a parlarne perché non voglio offendere la sensibilità di nessuno. Perché lì c'era il cattolico, il protestante e l'ortodosso che invece parlano del peccato originale. L'ebreo dice non ne parlo perché offenderei questi tre qui. Il biblista valdese. Il peccato originale, sapete, è la cosiddetta disubbidienza di Eva, poi ne parliamo, che è molto interessante per quanto riguarda la figura di Gesù Cristo. Sembra strano, ma è molto interessante. E poi il primo a parlarne è l'Apostolo Paolo, nella lettera ai Romani, che riprende. E allora il biblista valdese, tra Genesi 3, cioè la vicenda di Eva, e Romani 5, dove l'Apostolo Paolo dice che per mezzo di un uomo la morte è entrata nel mondo, evidentemente non c'è coincidenza. E anzi, uno leggendo Paolo si può chiedere dove trova quell'idea. Ma siete voi che ce la raccontate questa idea qui? Cioè, noi vi chiediamo dov'è che la trova quell'idea. Il teologo cattolico.
staccherei il concetto di peccato originale dal concetto clanico, cioè che se uno ha peccato, cioè i genitori hanno peccato, i figli se lo tirano dietro. Una roba di questo genere, secondo me, dice lui, nel Nuovo Testamento è ampiamente sconfessata, anche se purtroppo è stata ampiamente usata in teologia. Va bene. Ok, sottoscrivo tutto. Cioè io mi chiedevo, vi giuro, in quelle quattro ore, c'erano dei momenti in cui io mi... c'è qui qualcuno che c'era quel giorno lì, io mi chiedevo cosa cavolo ci sto a fare io qui. Stanno dicendo loro le mie cose, loro. Nella Bibbia di Gerusalemme, così può verificare, che è questa che ho qui, quando si parla di questo si dice, sapete, Eva disubbidisce, Adamo disubbidiscono, Dio li caccia. In realtà gli Elohim dicono, adesso l'Adamo è diventato come uno di noi, plurale. Quindi fuori di qui, perché non abbia accesso all'albero della vita. E poi, se abbiamo tempo, vi spiego due cosette sull'albero della vita. Spiegazione dell'esegesi domenicana. Qui apparentemente non si tratta di un castigo per l'uomo a motivo di una colpa già commessa, ma di una misura preventiva. Ed è chiarissimo, quando leggerete la Bibbia capirete che gli Elohim hanno paura che gli Adam diventino potenti come loro. Perché dicono, se hanno accesso alle pratiche dell'albero della vita, noi siamo fottuti. Quindi via di qui. Quindi non è un castigo per una colpa, ma è un'azione preventiva, hanno paura. Non bisogna quindi cercare qui tutto quello che vi è stato letto in seguito, sia che si tratti delle riletture bibliche, per esempio quella di Paolo nella lettera ai Romani, o delle formulazioni dogmatiche della Chiesa. Non bisogna cercarle qui, perché non ci sono. Il peccato originale non c'è, non c'è. Noi non nasciamo macchiati da niente. Da niente. Non c'è mai stato nella Bibbia. È che se manca il peccato originale, su che cosa si basa tutta la costruzione? Se manca il senso di colpa, se manca l'idea di essere profondamente per natura peccatori, è che noi non siamo per natura peccatori. Non nasciamo macchiati dal peccato originale. Nasciamo tutti belli lindi puliti, dopodiché ognuno della sua vita fa ciò che vuole. Non abbiamo bisogno di nessun intermediario per ricondurci a non so chi, onestamente, perché di Dio non so nulla, quindi non so a che cosa ci debbano ricondurre. Ma allora il dogma che Pio IX nel 1854, il dogma mariano che lui ha proclamato dell'Immacolata Concezione, che vuol dire, quel dogma vuol dire che la Madonna, essendo madre di Dio, è l'unico essere umano nato nella storia, quindi passato, presente e futuro, senza la macchia del peccato originale. Ma se il peccato originale non c'è, quel dogma dogmatizza il nulla, dogmatizza il falso, perché nasciamo tutti senza la macchia del peccato originale, tutti. Quindi quello è un dogma falso. Nella miglior delle ipotesi sbagliato, diciamo che Pio IX credeva nel peccato originale, va bene. Diamogli la buona fede, tanto non cambia niente. Quel dogma non ha senso. Perché tutti nasciamo senza la macchia del peccato originale. Tutto lì. Per fortuna. Quindi tutti più sereni, più sollevati. Tutti un po' abbagliati, più sereni. Più sollevati. E quando Massabiel, quattro anni dopo, 1858, Bernadette Soubirous vede quella figura femminile che lei nel dialetto locale pirenaico chiama Acherò. Acherò vuol dire quella là, non l'ha mai chiamata la Madonna. È diventata la Madonna come a Fatima quando la Chiesa ha preso in mano tutto. Prima la Madonna non c'entrava un tubo. Quella là, Acherò, 1858, arriva e dice io sono l'Immacolata Concezione. Ma se era la Madonna... queste cose le doveva pur sapere, no? La madre di Dio. E se non era la Madonna, che cosa le hanno fatto dire che non ha mai detto, ma che serviva alla Chiesa che dicesse per avallare un dogma falso proclamato quattro anni prima? Ci diano le risposte. Io faccio le domande. Ci diano le risposte. Quindi tutti sereni, tutti tranquilli, eh?
Non siamo macchiati da niente. Non siamo macchiati da niente. C'è un'altra delle cose curiose su cui... facciamo così. Parliamo di Eva e di Gesù Cristo. Va un attimo. Così facciamo qualche nemico in più. Tanto ormai 100, 200 in più in meno mi cambia pure la vita. Anche 1000 o 2000 più in meno. Quando la Madonna viene visitata da un certo Gabriele. Gabriele è un termine ebraico che significa Gever di El, cioè potenza di un El o uno che esercita il potere per conto di un El. Non è un nome proprio. Sarebbe un po' come se noi dicessimo capitano, colonnello, maggiore, quel che volete. Cioè insomma un grado all'interno di quella gerarchia. Un Gabriele, per esempio, si è presentato a Daniele e quando profeta per noi cristiani, perché per gli ebrei Daniele non è un profeta. Chiusa parentesi. Comunque. Un Gabriele si presenta a Daniele e Daniele, quando lo vede arrivare, dice: vide arrivare un Ish. Prima abbiamo capito che cos'è Ish, un individuo maschio. Nelle Bibbie che avete in casa c'è scritto: arrivò volando con leggerezza. In ebraico c'è scritto: arrivò essente affaticato di fatica. Perché nelle Bibbie che abbiamo in casa c'è scritto: arrivò volando con leggerezza? Perché siccome è un angelo, deve arrivare volando. Ma il fatto è che non è un angelo, è un individuo in carne ed ossa. E arriva stanco, magari puzzava pure di sudore. Allora, un Gabriele è quello che si presenta a Maometto. Un Gabriele si presenta alla madre di Giovanni Battista, anziana, e dopo che lei è visitata da un Gabriele, che sarebbe sempre lo stesso, rimane incinta. Un Gabriele visita Maria e lei rimane incinta. Quei due lì avevano un compito da svolgere, cioè preparare un'azione messianica, ma messianica dal punto di vista ebraico, non dal punto di vista cristiano, che è una invenzione totale. Dal punto di vista ebraico, il Messia era colui che avrebbe liberato il popolo di Israele dal giogo straniero, qualunque esso fosse. E quindi Giovanni Battista doveva preparare e lui poi doveva eseguire. Poi ha sbagliato e sappiamo com'è finita. Cioè non gli è andata bene, non è stato capace o forse ha cambiato le regole d'ingaggio. Per cui hanno deciso di lasciarlo andare. Allora la Madonna rimane incinta. E nel bel racconto edificante che abbiamo noi, diciamo che Giuseppe, quando la trova incinta, dice: adesso come posso fare, no? Perché allora poi l'angelo lo tranquillizza. In realtà, se noi leggiamo, e questi li ho riportati per esempio in Antico Nuovo Testamento, Libri senza Dio, e lo riporto nel Altre cose nuove nel libro che esce adesso a maggio, che sarà un volumone, proprio un tomazzo. Ci sono tutti i racconti extra evangelici che noi non dobbiamo credere veri, perché non corrispondono alla dottrina. Ma nel Protovangelo di Giacomo c'è scritto che Giuseppe, quando torna dalla sua campagna di lavori che era durata 6 mesi, trova la Madonna incinta e si incazza. Primo, pensa che sia stata ingannata da uno che si è fatto passare per un altro. Secondo, dice una cosa che è stupenda. Dice: è successo a me ciò che è successo ad Adamo, che aveva la sua compagna, poi è arrivato uno e gliel'ha sedotta. Tant'è che nei racconti extra biblici, si capisce anche dalla Bibbia, ma un pochettino meno, ma nei racconti extra biblici Eva ha fatto sesso con uno degli Elohim, in alcuni casi si dice che ha subito una violenza sessuale, uno degli Elohim rivale degli Elohim comandanti del Gan Eden. E lei da quel rapporto sessuale ha avuto Caino, che quindi era figlio di uno di loro e di lei. Invece la discendenza adamitica giusta era quella di Abele, che era figlia di Adamo ed Eva. E Caino uccide Abele. Tant'è che dopo viene ripristinata la linea genetica pura degli adamiti, attraverso Set, Enosh, eccetera, eccetera, eccetera. Allora Giuseppe dice: è successo a me
ciò che è successo ad Adamo. Quindi vuol dire che al tempo di Gesù era normale dire e scrivere che Eva era stata sedotta da un altro all'insaputa di Adamo. Poi, vabbè, dopo lei ha spiegato ad Adamo, Adamo non era contentino neanche lui, contentissimo. Ma insomma, comunque, tanto noi maschietti arriviamo sempre dopo, per cui dobbiamo rassegnarci. Quindi questo ci raccontano i testi extrabiblici. E se noi seguiamo gli studi del gesuita Jean Danielou, cardinale, accademico di Francia, docente di teologia, questo devo ringraziare il dottor Francesco Esposito, esperto di patristica, con cui lavoro per altre cose. Questo gesuita, in un suo libro che ha dedicato tutto allo studio della figura di Gabriele, scrive che lo Spirito Santo è la trasposizione cristiana della figura antico testamentaria di Gabriele. Quindi lo Spirito Santo è Gabriele. Gabriele è un Ish. Il Vangelo ci dice che lo Spirito ha coperto Maria. Per la proprietà transitiva, Gabriele ha coperto Maria e lo Spirito Santo è entrato dal solito posto. Forse, facendo finta che sia vero ciò che c'è scritto nei testi, io non so se è vero, ovviamente. Però se mi si dice che quelli sono i testi, io quelli leggo, finito. Dopodiché ognuno faccia quello che vuole. Ma quello c'è scritto, non ciò che ci viene raccontato. Questo è importante. Io faccio un lavoro da cretino. Vi dico, guardate che nei testi c'è scritto questo, punto. Vi piace? Non ci credete, perché credere è una roba... Lo usate per fare i vostri ragionamenti. Non vi piace, lo buttate. Non c'è nessun problema. L'ho detto, andiamo a prendere il caffè ugualmente assieme, tanto parliamo di altro, che oltretutto parlare sempre di Bibbia. Vengono due cavot così, e quindi cavot, sapete, in ebraico significa pesante, per cui... quindi questo raccontano i testi, in assoluta tranquillità. Certo che quelli sono testi che ci dice, ma quelli non sono veri. Certo, l'ha stabilito qualcuno che quelli non sono veri. Ma lì c'è un racconto concreto di un maschio che ha una femmina, arriva e se la trova incinta. E mica gli piace. Tant'è che dice, che cosa dirò al capo che me l'ha affidata? Chi è stato a farmi questo? Guardate che è tutto concreto, tutto concreto. Ed è affascinante, proprio perché è concreto. Ok? Tant'è che sul titulus c'è scritto Gesù Nazareno, Nazareno vuol dire zelota, cioè partigiano antiromano, violentissimi, uccidevano in famiglia quelli che non la pensavano come loro. Leggete nei Vangeli, Gesù c'è scritto, io non sono venuto a portare la pace, io sono venuto a portare la divisione dentro le famiglie. Suocera contro nuora, padre contro figli, che erano quelli che facevano gli zelotti. Uccidevano all'interno delle loro stesse famiglie. E lui viene condannato per motivi politici. Il titulus sulla croce. Quindi dalla predicazione di Giovanni Battista fino al titulus sulla croce è tutto coerente. Quando possiamo prendere Luca 23? Sì. C'è qualcuno che ha studiato il greco? Non interrogo, ditemi solo se. Grazie. Che non ho neanche portato registro, oggi spiego. Ah, bene, grazie, perfetto. Allora, perfetto, fantastico. Possiamo leggere Luca 23, dunque, quando lui viene portato al Calvario c'è scritto... Ah, 32. Ah, neanche... Sì, basta così? Quella lì è proprio completamente diversa. Va bene. Luca 23, 32. Insieme a lui... Ah, ecco, mi pareva perché... Hai ragione. Insieme a lui venivano condotti a morte anche altri due... Ecco. Ok. Allora, qui hanno voluto dare conto
di ciò che c'è scritto in greco, però hanno aggiunto ciò che non c'è. Altri due che erano malfattori, per dire che i malfattori erano gli altri due. In greco non c'è scritto quello. In greco, adesso ce lo dice l'amico greco che cosa c'è scritto. Eteroi duo kakurgoi. Ah, ok, adesso in greco moderno, quello lì antico ovviamente, la koinè. Ma quindi eteroi? Altri? Malfattori. Basta. Non altri che erano malfattori, altri due malfattori, cioè come lui. Perché qui invece, per esempio, nella Bibbia di famiglia cristiana c'è scritto insieme a lui venivano condotti a morte anche due delinquenti. Lì dicono anche altri due che erano malfattori. No, altri due malfattori. Questo c'è scritto. Questo. Prego. Allora, kai significa lo sappiamo. Quindi... Però questo qui è chiaramente l'aggettivo di tutta questa proposizione. Quindi eteroi duo kakurgoi vuol dire e due malfattori, pardon, altri due malfattori. Adesso però ci arriviamo, adesso però arriviamo alla conferma. Quando Giuda si fa dare quell'insieme di gente per andarlo a catturare, i romani gli danno una speiran, cioè una coorte, cioè 600 soldati armati per andare a prendere 10-12 figli dei fiori che predicavano amore, che dicevano se ti danno una sberla di qui fattela dare di là. 600 soldati armati fino ai denti per andare a prendere un figlio dei fiori. E poi viene condannato Gesù Nazareno, re dei. Quindi lui faceva chiaramente parte di questo gruppo che stava preparando l'insurrezione armata, insurrezione che non gli era riuscita la settimana prima, quando lui rovesciando i banchi dei cambiavalute sperava di sollevare una rivolta popolare, ma gli è andata male, ok? Cioè il popolo non gli è andato dietro e dopo, la settimana dopo, stavano cercando di fare e l'hanno bloccato con 600 uomini, pensate 600 contro 13 pacifisti. Cioè basta mettere assieme queste cose qui, il titulus che c'è sulla croce e tutto diventa chiaro, non so se vero, ma chiaro, ok? Dunque, io posso andare avanti all'infinito, se volete fare, io non so che ore sono, non so che ora devo smettere, se volete fare domande chiedo i capi. Altrimenti io attacco altre robe, ditemi voi. Come? Quarto d'ora? Ok. Allora... Abbiamo visto prima che gli Elohim, quando Adamo ed Eva diventano in sostanza capaci di riprodursi, cosa che non avrebbe dovuto avvenire perché producevano loro per clonazione quelli che gli servivano, così come ci viene raccontato nei testi vedici, che addirittura facevano le classi dei combattenti, li chiamavano i gemelli, tutti uguali, molto più prestanti dei normali uomini, li mandavano in battaglia, questi vincevano. E quando questi qui diventavano pericolosi per i loro capi, li uccidevano. Quindi era una sorta di robot, come dire, prodotti per clonazione, tant'è che li chiamavano i gemelli, cioè tutti uguali. Ne facevano a gruppi di 100 anche, per mandarli in battaglia. Allora, quando questi vedono e dicono, ma adesso l'Adamo è diventato come uno di noi, e questo lo trovate tradotto esattamente nella Bibbia che avete in casa, proprio anche nelle Bibbie che avete in casa c'è sempre scritto uno di noi. Per fortuna hanno lasciato così. Dice adesso che non abbia accesso all'albero della vita.
Avete letto, cos'è, due settimane fa, la vicenda dei due cosmonauti americani, due gemelli, quello che è stato un anno sull'ISS, nello spazio, quando è tornato giù aveva i telomeri più lunghi di quelli del gemello. Telomeri sono le parti finali dei cromosomi, sono le parti che determinano la vita di un cromosoma, quindi la vita del corpo, la nostra giovinezza. Cioè, se si tengono i telomeri sempre attaccati, il corpo rimane, fra virgolette, eternamente giovane. Noi invecchiamo perché invecchiano i cromosomi che perdono i telomeri. Tant'è che la genetica attuale sta agendo con l'enzima che si chiama telomerasi, negli esperimenti che fa sui topi, eccetera, quindi somministra molta telomerasi che tiene i telomeri attaccati e i topi stanno vivendo fino al 50% in più. E questa cosa qui andrà sempre avanti. Quindi, qua, prego. Sono vere. Allora, sono vere, adesso lo dice la Bibbia perché si va a ridurre, glielo spiego. Sono vere perché quell'età non riguardano la durata di vita dell'Homo sapiens, ma la durata di vita degli adamiti. Cioè di quella specie lì. Che aveva una presenza di patrimonio genetico loro più alta rispetto agli altri. Erano particolarmente puri dal punto di vista genetico. Tant'è che quando nel capitolo 6 della Genesi si dice che i figli degli Elohim, quindi gli Elohim avevano dei figli, videro che le femmine Adam erano tovot, cioè erano belle, appetibili, se ne presero quante ne vollero tra quelle che più loro piacquero. Cioè hanno visto, questi adamiti hanno delle femmine che non sono niente male, se le sono prese. Quel discorso lì non doveva avvenire, perché era un incrocio tra due razze che ai capi non stava bene. Tant'è che sempre nel capitolo 6 della Genesi si dice che l'Elohim dice: io non continuerò a contendere con l'Adam, perché in fondo lui è soltanto carne di questo, quindi la sua vita sarà di 120 anni. Il professor Kamal Suleiman Salibi dell'Università Americana di Beirut dice che quel versetto lì è tradotto male, perché dice che quel versetto lì significa che l'Elohim dice: io non continuerò ad arricchire l'Adam versando il mio liquido spermatico, la sua vita sarà di 120 anni. E se si legge la Bibbia si vedrà che dagli 900, 800 si passa a 600, 400, 200, ma regolarmente. Cioè finisce l'apporto del patrimonio genetico degli Elohim, questo si diluisce e quindi la vita diminuisce. Ma riguarda gli adamiti, non l'Homo sapiens, che invece viveva per conto suo, ma la Bibbia ci parla degli adamiti, non dell'umanità, ok? Perché loro dicono: noi siamo i discendenti degli adamiti, quindi di quella specie lì, particolarmente pura. Allora, l'albero della vita, che in realtà in ebraico è Etz Chaim, che è l'albero di i viventi, non della vita, ma dei viventi, quindi di un gruppo distinto da altri che non erano chiamati i viventi, doveva essere un qualcosa nel quale si praticavano queste tecniche, perché si vede che sulla Terra la loro vita diminuiva, esattamente come il raffronto fatto tra i due gemelli: quello che è stato su aveva i telomeri lunghi e quello che era giù aveva i telomeri molto più corti, tant'è che adesso le mogli dicono al marito: vai a farti un giro nello spazio così i telomeri ti si allungano. Vabbè, scusate, eh? Allora, lì si praticava la tecnica per tenere i telomeri. Se vi ricordate, chi conosce l'epopea di Gilgamesh, quando lui vuole avere la vita lunga, che poi viene considerata l'eternità, eccetera, ma non è l'eternità, è la vita lunga, lui per averla deve andare in un posto preciso. Perché se non va lì, la vita lunga non ce l'ha. Cioè non è che si mette in ginocchio e prega Dio: dammi l'immortalità e Dio gliela dà. No, se voleva la vita lunga doveva andare là, che era un posto protetto, nel quale non si poteva entrare. Ed è il posto da cui gli adamiti vengono allontanati e a guardia di quel posto che aveva un unico ingresso viene messo un cherubino.
perché loro non potessero più rientrare e non avessero accesso a quelle pratiche lì che garantivano la vita lunga, tant'è che poi la loro vita pian piano comincia a diminuire. Gilgamesh, ripeto, che era un mezzo sangue, cioè uno degli incroci, figlio di uno di loro e una di noi, lui voleva avere la vita lunga come i suoi, ma sa che per averla deve andare in un certo posto. Se non va lì, della vita lunga non se ne fa nulla, perché bisogna andare lì, dove si praticano quelle tecniche, altrimenti non lo si può ottenere. Non è un fatto spirituale, non è un fatto, è un fatto tecnico. Lì ti danno quella roba che fa sì che i tuoi telomeri rimangano attaccati. E di lì gli adamiti vengono allontanati. Questo è tutto un discorso che, ripeto, io non so se è vero, ma è coerente. Coerente con tutto ciò che c'è scritto nella Bibbia, coerente con ciò che c'è scritto nei testi antichi. E quindi questa è la sostanza dell'albero Etz Chaim, i viventi, non della vita, dei viventi. Cioè le pratiche riservate a quelli chiamati i viventi. Poi uno dice, se voi leggete la lista la lista si chiama la lista reale dei Sumeri. Vedete che questi qui, ovviamente si dice, beh, è un mito, è una roba che fa ridere, no? Vivevano circa 35.000 anni dei nostri. Questo lo dicono anche il sacerdote Berossol, il sacerdote Manetone, che quando fanno gli elenchi delle dinastie di quelli lì, vivevano 35.000 anni. E ovviamente no. Chi pensa che sia tutto un mito, io invece faccio finta che sia vero, tanto. Loro fanno finta che sia un mito, io faccio finta che sia vero, tutto lì. Si mettono a ridere. Dico, ah, non è possibile, dai, è impossibile. Bene. Io faccio sempre un esempio. Ci sono le farfalle che vivono 24 ore, le testuggini che vivono 200 anni. Sono fatte dello stesso DNA, delle stesse molecole, della stessa biochimica, vivono sullo stesso pianeta. Respirano la stessa aria, la testuggine vive 70.000 volte la durata di vita di una farfalla. Quelli lì vivevano solo 450 volte la nostra durata di vita. C'è da ridere? Abbiamo sotto gli occhi la prova, che è possibile. Ce l'abbiamo sotto gli occhi. E la sto paragonando alle farfalle, perché se la paragono alla vita dei batteri, che hanno una emivita di 30 secondi, io non so quanti milioni di volte viva la testuggine rispetto ai batteri, ma la biochimica è sempre la stessa, le molecole sono sempre le stesse, non cambia niente, milioni di volte la durata di vita di un altro, questi qui 450 volte, fa ridere? Ma assolutamente no, è possibilissimo, soprattutto se possiedi le tecniche, per far sì che i tuoi cromosomi non invecchino. Prego, ah qui, no, dov'era? No, chiedo scusa? Sì. Volevo chiederle, prima ha nominato i testi extrabiblici. Sì. Midrash, Talmud, eccetera, sono. Quindi, letteratura ebraica extrabiblica. Letteratura ebraica, sì, non ho detto ebraici, no, testi ebraici extrabiblici, altrimenti nomino e lo do per scontato, chiedo scusa. Volevo chiederti una cosa sul Nuovo Testamento. E sappiamo che nel Nuovo Testamento spesso vengono citate delle profezie scritte nell'Antico Testamento. Tu prima hai fatto l'esempio della Vergine che concepirà. Anche quella lì è citata. Esatto, ma ce ne sono tantissime altre, il servo sofferente, poi Giovanni che predica la voce del deserto, eccetera. La domanda è questa. Secondo te, i primi Vangeli che sono stati scritti avevano già queste profezie? E sappiamo anche che se ce le facciamo spiegare da un ebreo, come dicevi tu prima, hanno un significato completamente diverso. E hanno ragione gli ebrei. Hanno ragione gli ebrei, ma senza fartele spiegare da un ebreo, basta leggere la pagina prima e la pagina dopo dell'Antico Testamento, esatto. E lo vediamo anche noi. Esatto. Per cui la domanda è questa. Secondo te, chi ha scritto i Vangeli, i primi Vangeli, già, tra virgolette, avevano inserito queste profezie dando una versione sbagliata o falsa, sì, del Vangelo, oppure sono state inserite successivamente da chi ha voluto unire l'antico mondo? Allora, noi possiamo parlare dei Vangeli che abbiamo in greco, ovviamente, perché prima si suppone che esistessero dei Vangeli in aramaico, ma non li abbiamo, quindi sì, esatto, però si suppone, non li abbiamo, quindi non possiamo dire cosa c'era scritto là. I Vangeli sono scritti, sì, aramaico.
I Vangeli sono stati scritti dopo le lettere di Paolo e sono tutti condizionati, perché noi pensiamo, cioè, siccome sono messi in ordine, prima i Vangeli, poi le lettere, poi gli Atti degli Apostoli, ma è un ordine sbagliato, è un ordine volutamente sbagliato, perché prima dovrebbero mettere le lettere di Paolo, poi i Vangeli sono stati scritti sotto il condizionamento delle lettere di Paolo. Tant'è che i veri seguaci di Gesù, che dovremmo chiamare Giosuè, perché Gesù è un'invenzione latina, che lui si chiamava Giosuè, come decine di era il nome più diffuso allora, proprio il più diffuso in assoluto, quindi noi dovremmo chiamarlo Giosuè, solo che se lo chiamiamo Giosuè non ci piace. Allora, Gesù è più bello, è solo lui. No, lui era una delle migliaia di Giosuè che c'erano allora, perché vuol dire Yahweh salva, quindi. E aspettavano il Messia, per questo si davano tante volte quel nome lì. Quando scrivono di questo qui, scrivono condizionati, ripeto, dalle lettere di Paolo. E siccome si doveva creare questa nuova forma di pensiero da vendere nel mondo greco-romano, cioè nella cultura ellenistica, bisognava attribuirgli intanto una caratteristica, cioè bisognava attribuirgli una radice antica, perché se avessero detto, predicato a Roma, o come ha fatto Paolo ad Atene, che gli hanno detto, senti, torna un'altra volta, va, perché cosa vuoi qui da noi, giustamente, lui non avrebbe potuto essere venduto, quella figura lì non avrebbero potuto venderla nel mondo greco-romano, quindi hanno dovuto dargli una radice. Ovviamente, siccome lui proveniva da quel paese lì di Canaan, la radice hanno fatto in modo di trovarla nell'Antico Testamento, ma non c'è nell'Antico Testamento, perché l'Antico Testamento parla del Messia politico che avrebbe liberato Israele dal giogo degli stranieri, chiunque fossero. Nell'Antico Testamento Ciro il Grande è definito Mashiach, cioè Messia, perché? Perché ha dato loro la possibilità di tornare a Gerusalemme dall'esilio di Babilonia, quindi l'hanno detto Ciro il Messia, questo per loro era un Messia. Il Messia cristiano, cioè la figura cristica, è un'invenzione teologica fatta sulla base del pensiero ellenistico, in particolare del platonismo e neoplatonismo. Cioè nel senso che se non fossero esistiti il platonismo e il neoplatonismo, il cristianesimo non esisterebbe. Tant'è che Paolo e i suoi primi seguaci erano fortissimamente contrastati da quelli che erano stati con Gesù. Noi siamo abituati a pensare a Pietro e Paolo, no, come due che andavano d'amore d'accordo. Non erano d'accordo su niente, erano in lotta su tutto. Perché la Chiesa romana ha messo assieme Pietro e Paolo? Perché doveva sostituire i Dioscuri, Castore e Polluce, doveva sostituire l'Omo e Remo, cioè doveva sostituire delle coppie di gemelli per darle al culto del popolo che era abituato a quelle cose là, come ci spiega Giuliano molto bene, erano abituati a quelle cose, allora si sono inventati Pietro e Paolo d'amore d'accordo, non si potevano vedere su niente, perché Pietro sapeva che cosa aveva detto Gesù e sapeva che Paolo si stava inventando tutto, tant'è che Paolo è stato messo sotto processo, ma approfittando della cittadinanza romana, i romani se lo sono portati via per salvargli la vita, perché l'avrebbero ammazzato, perché raccontava solo balle. Lì dove c'era la gente che aveva visto Gesù. Questo è raccontato a Roma, nessuno l'aveva visto, quindi tutto andava bene. Com'è? No, 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 difatti anche lì, cioè facciamo sempre finta. Facciamo sempre finta. È la cosa, l'unica cosa onesta da fare, fare finta. Sì, esatto, era Saulo, esattamente, sì. Saulo di Tarso, però. Prego, arrivo. Ma Paolo, soprattutto Paolo per chi lavorava? O per le alte caste sacerdotali ebraiche che, come ci racconta Giuseppe Flavio, hanno ceduto ai romani il tesoro del Tempio per garantirsi a Roma una vita ricchissima e agiata. Combinazione però anche Giuseppe Flavio è andato a Roma e ha avuto dall'imperatore Vespasiano una rendita esente tasse di 100.000 sesterzi annui, più una villa in cui vivere.
Solo che Giuseppe Flavio, appartenente alle alte caste sacerdotali, ci parla delle altre famiglie che hanno... della sua no, ovviamente. Siccome questi, gli alti sacerdoti, avevano capito che il Tempio di Gerusalemme, il Tempio fisico, non si sarebbe più ricostruito, che era finita, quindi le grandi promesse erano tutte morte, se avessero inventato l'idea della costruzione di un tempio interiore per creare un altro sistema di controllo che ha funzionato alla, e sta funzionando alla grande. E se Paolo lavorava per loro, visto che se lo sono portato a Roma per salvarlo? Dopodiché, come si fa spesso con i collaborazionisti, li si elimina. No, dunque chiedo scusa, ma c'era prima una mano là, arrivo. Tornando al discorso degli Elohim, nella Bibbia c'è qualche riferimento di tanto delle costellazioni? Delle... Nella Bibbia di astronomia pochissimo. Però nel libro di Enoch c'è quasi un trattato. Sì, ma libro etiopico di Enoch, sì, non nella Bibbia nostra. Quello lì è un libro che i cristiani copti credono vero, noi non dobbiamo credere vero. Volevo chiedervi, c'è qualche riferimento, qualche segnale che questi avrebbero lasciato nella loro eventuale provenienza? Perché questa assurda possessione, tutte le civiltà antiche hanno questa possessione della storia. Sì, invece questa qui no. Perché evidentemente, diciamo, l'esperienza vissuta da quel popolo lì non è tanto legata a quell'aspetto lì. Se noi prendiamo appunto i testi vedici, il Mahabharata, eccetera, lì ci parlano delle porte da cui arrivavano quelli là. Nella Bibbia c'è un accenno a delle porte molto strane, che però non ci viene detto dove si trovano, e sono alla fine del Salmo 24, che è il Salmo che Monsignor Corrado Balducci, cioè quello che per la Chiesa si occupava del... diciamo della esobiologia, cioè della vita fuori della... della vita fuori dalla terra, lui citava questo salmo nei primi versetti e diceva qui c'è la prova che la Bibbia conosceva la vita extraterrestre. Quindi al Signore appartiene la terra e quanto contiene, l'universo e quanti lo abitano. Cioè la terra e l'universo sono due cose diverse. Quindi la terra con quelli che la abitano e l'universo con quelli che lo abitano. Alla fine del Salmo 24, ed è questo lo studio che sto facendo col dottor Barbetta, c'è scritto: sollevate porte i vostri architravi, qui c'è scritto, in ebraico è le vostre parti alte, innalzatevi, e poi c'è scritto porte eterne, perché entri il re della gloria. Chi è questo re della gloria, cioè questo signore del Kavod? Yahweh, il forte, l'eroe, Yahweh, l'eroe in battaglia. Sollevate porte i vostri architravi, innalzatevi porte eterne, perché entra Yahweh del Kavod. Chi è questo Yahweh del Kavod? Yahweh degli eserciti, lui è il signore del Kavod. Kavod è l'arma con cui lui combatteva. Quindi qui si dà ordine delle porte di aprirsi da sole. E ci sono due ordini di porte chiamate in ebraico con due termini diversi. E qui poi è tradotto con porte eterne. Ma in realtà in ebraico non c'è porte eterne, c'è quel termine, olam, che nella Bibbia viene tradotto con eterno o eternità, ma in tutta la letteratura ebraica extrabiblica, compreso per esempio il Sefer HaZohar, quindi il libro più importante della mistica, della Kabbalah ebraica, eccetera, Olam non solo non significa eternità, ma non ha neppure riferimenti con il tempo, ma ha riferimenti con lo spazio. Cioè, lì ci sarebbe scritto, porte che vi aprite su un luogo non conosciuto. Due ordini di porte. Yahweh del Kavod entra nel primo ordine, poi esce dal secondo ordine di porte che si aprono su un luogo non conosciuto. I viaggi di Ra avvenivano dentro un cunicolo dove lui entrava da delle porte, all'interno viaggiava ad una velocità altissima non da lui controllata e dalle altre porte usciva sull'Amduat, cioè sul mondo di là, che non è il mondo dei morti, è il mondo di là, quello da cui arrivano loro.
in termini moderni non li chiameremo Stargate. Nei Veda ci sono identificati nello spazio dei punti dove loro, che loro chiamano le porte attraverso le quali arrivano i Deva. E sono nello spazio. Una, per esempio, è collocata in una zona che si trova all'altezza della spalla destra della costellazione di Orione. Lì c'è un ammasso stellare che in sanscrito si chiama Mrigashiras, che vuol dire testa dell'antilope, perché Orione era il grande cacciatore della Beozia e quindi teneva l'antilope cacciata qui con la testa che pendeva lì. Quindi lì ci sarebbe una delle porte attraverso le quali arrivano quelli lì. Ma ce ne sono altre nei Veda disegnate nello spazio. Come dire, ecco, pare che il Salmo 24, forse, visto che ci sono delle porte che si aprono sul non conosciuto, Yahweh passa attraverso quelle porte col suo Kavod. Andiamo avanti, tanto noi facciamo finta, quindi chi se ne frega. E poi essendo un mentecatto, che problema c'è? Sì. La storia di Maria Bella. Sì. Non può essere una forzatura da parte di Paolo per dimostrare che Giacomo non era il fratello di Gesù? Sì, sì, no, Paolo ha veramente inventato tutto. Certo. Che Giacomo fosse il fratello di Gesù è documentato da un sacco di cose, dal fatto che per esempio è lui che ha preso veramente il posto di Gesù. Nella linea dinastica toccava al fratello, scomparso lui, prendere il posto. Tant'è che non è Pietro. Pietro viene inventato a Roma come primo papa, ma là il successore di Gesù non era Pietro, era Giacomo, il fratello, come è normale che fosse, in una normale linea dinastica familiare.